Eccoci qua, buongiorno a tutti. Dopo le televendite arriviamo noi puntuali il lunedì e il mercoledì con Jay Lenti. C'è come oggi, devi dire, il Conte Numa? No! C'è il più grande stimatore al mondo di Leonardo Bonucci. Eccolo qua, Matteo Caronni. Ciao, ciao Marzio, buongiorno. Hai voluto esserci apposta, no? Assolutamente, perché anche io voglio dimostrare il mio affetto a Bonucci. Abbassiamo solo un attimo la musica, se no non ci riusciamo a capire. No, voglio dire, tornare presto assolutamente per te, perché ci manca. Perché ne abbiamo tanti fuori, quindi ci mancherebbe, anche numericamente serve. È ovvio che anche ieri si può. Sì, ieri mi sa che l'unico che un minimo ha provato piacere sull'infurrino sia stato te. Piacere esagerato. Quella faccia lì. Piacere esagerato. Lì. Ho provato, come dire, piacere nel vedere che avevo ragione quando dicevo che senza Barzagli e Chiellini anche Bonucci difensivamente ieri ne ha fatte di cotte di fuori. Senti, Matt, aspetta un secondo, che allora prima di tutto introduciamo la giornata, la puntata con le nostre solite coordinate, le vedete qua. Per parlare con me, con Matteo, poi forse probabilmente dopo arriverà se si sveglia, perché voi sapete che è sempre un'incognita Numa, sapete che se si sveglia, ieri mi aveva rassicurato che sarebbe arrivato, ma Numa adesso è irrintracciabile. È il compleanno, chissà cosa ha fatto ieri sera. Non lo so, comunque non è ancora arrivato, quindi non si sa se il Conte Numa arriverà, però se arriverà lo ospiteremo. Quindi per parlare con me, Matteo, per il momento, poi dopo magari viene a darci anche un cambio dodo, sì. Eccetera. Twitter e le mail sono a vostra disposizione. Oggi abbiamo pochissimi argomenti, anche perché la Juve non ha giocato solo la nazionale, però di fatto ieri io vedevo durante la trasmissione di Longoni che arrivavano un mucchio di mail sempre contro i giocatori juventini. Oh, ieri ne giocavano due, Bonucci e Buffon. Hanno devastato Bonucci e Buffon di mail, guarda, e tweet, mail e sms, mamma mia. Cioè, e poi si incavolano se io gli dico, ma siete degli sfigati. Ma c'è uno che guarda Germania e Italia, anziché commentare Germania e Italia, tre. Germania e Italia, e si sofferma solo sulla prestazione della Juve, c'è qualcosa che non funziona. Cioè, lì complessivamente hanno giocato male tutti ieri, certo. Perché a me ieri non è piaciuta per niente la nazionale. Poi, per carità, è vero quando Walter Iacaccione dice, che magari dopo lo sentiamo, lo chiamiamo, dice, ma come, l'altra partita con la Spagna, tutti a lodare Conte e la bella prestazione d'Italia. Infatti, noi dobbiamo valutare le prestazioni per quelle che le vediamo. Con la Spagna è stata una buona partita. C'era anche un altro 11 in campo. Ecco, secondo me... Ieri pessima. E per me l'errore principale lo fa proprio Antonio Conte, che assembla una squadra che non sta in piedi. Bonucci ieri perché fa tutti quegli errori? Perché lui già quando non gioca con a fianco uno tra Barzagli e Chiellini la Juve soffre. Figurati quando gli mancano tutti e due e sta a fianco a lui, ci sono due giocatori con i quali non ha mai giocato, Acerbi e Darmian. Cioè, ma fare la difesa 3 con quei due, cioè non lo coprivano, è chiaro che si lanciava in difese della palla che erano un po' particolari. Ha fatto molta fatica ieri. Ha fatto tanta fatica. Ha fatto fatica a tutti. Io sono d'accordo con il che la formazione era un po' strana. Per esempio, credo che il centrocampo sia. Allora, io non è che, per esempio, Thiago Motta io lo porterei. Vediamo se erano nei 23. Forse Montolivo no. Però metterli insieme, caspita, è veramente difficile. In Germania, contro la Germania, la squadra più forte al mondo, Thiago Motta e Montolivo contemporaneamente, c'era un bel tweet a me, Thiago Motta, lenti a contatto. Posso dirti una cosa, Thiago Motta ultimamente nel Paris Saint Germain l'ho visto giocare bene. Thiago Motta è un signor giocatore. Ecco. Però ieri sera anche lui insieme a Montolivo. Poi per carità, Montolivo, come diceva Mauro, il tuo amico Mauro, grande suo estimatore, Mauro Sua, diceva che ieri giocava su tutte le palle, Montolivo ha rischiato anche di fare il gol del 2-1. Sì, qualcosina l'ha anche fatto, però francamente a me, io detesto la lentezza di Montolivo, la lentezza, poi non ha la visione di gioco che, vabbè, noi siamo abituati a Pirlo, e quindi anche i milanisti erano abituati a Pirlo, Montolivo è un'altra cosa, no, ma allora, è chiaro che... No, a me personalmente non è un giocatore che, credo che ieri possiamo dire, piaccia, ieri titolari che possiamo considerare titolari, oggi ce ne erano 3-4, perché Bonucci, Buffon... Buffon che è sicuramente titolare, Bonucci è titolare. Alla fine. O in mezzo, no? Florenzi. Forse Florenzi sarebbe a 4. Insigne. Al momento
cioè al momento no, nel senso che fino ad oggi la titolare è sempre stata Eder. Poi è vero che negli ultimi due Insigne ha giocato e secondo me Insigne giocherà perché deve giocare. Però più di 3-4 titolari non c'era. Anche perché se togli anche Insigne, anche se a me ieri Insigne è piaciuto zero. Ma ieri non mi sono piaciuti quasi nessuno. Per carità, Zaza è uno che va a aggredire la versa, però di fatto ha fatto una girata al volo e un altro tiro alto di poco, no? Quando si è aggiustata, si è allargato e l'ha messa sopra la traversa. Però anche lui poco, ma poco perché tutta la squadra ha costruito poco. Sì, allora, è anche vero che abbiamo preso i gol del 3-4-0 nel nostro momento migliore. Premetto, secondo me il risultato però è peggiore di quello che in realtà abbiamo messo in campo. Sì, sì. Non credo avessimo perso 2-0. Era forse la cosa più giusta, ecco. Detto questo, mi è piaciuta una cosa di Conte, però spero che non la rifaccia durante gli europei. Ossia, è giusto, secondo me, adesso, in fase di preparazione, non stravolgere la squadra perché vai a giocare in Germania contro la Germania. Ma tieni quel modulo anche abbastanza offensivo, provi ad avere gli stessi concetti, giocare alla palla, essere vivi, ecco, non giocare di rimessa. E va bene adesso per costruire un certo tipo di mentalità. Io credo che però lui debba avere, non so se ce l'abbia, l'umiltà in una gara vera. Mi auguro, spero, andassimo avanti agli europei, tu trovi ancora una squadra come la Germania, devi avere l'umiltà di quello che ha fatto per esempio il Ligne con la Juve quando ha affrontato le big, ossia giocare un pochino più coperto e puntare nelle ripartenze, perché se tu credi di giocartela alla pari, viso aperto, con la Germania agli europei in una gara vera, secondo me può finire peggio anche di ieri. Senti, sentiamo le ultime dichiarazioni fatte da Bonucci ieri, perché l'ha intervistata, era lì presente Massimiliano Nerozzi, sì, che era a Monaco di Baviera, e tra un po' lo sentiremo, proveremo a sentirlo perché sta rientrando dalla Germania. Lui ha raccolto questa dichiarazione di Bonucci a fine partita, vediamola. Peggio piccante sul fitto in barretto. Vediamo domani mattina, faremo le valutazioni con i medici della Juventus. Ho sentito una fitta esplicare, sono aperto sulla scivolata. Quindi lì sì, a livello di gruppo, vediamo domani mattina. Dichiarazione di Leonardo Bonucci, sentito una fitta, vediamo. Scrocchiare. Sì, non era felice, Non era no, felice. Io penso che adesso non possiamo fare i medici così della mutua, però cioè, in questi casi, insomma, pensare che sia una cosa per esempio di rivederlo in campo nel breve è difficile. Poi lui comunque con l'Empoli non avrebbe giocato perché ha squalificato. È ovvio che l'obiettivo è recuperarlo per il Milan. Tra l'altro guardiamo anche quest'altro video, lascio anche la musica perché tanto non è che bisogna sentire l'audio. Sempre Massimiliano Nerozzi ieri dall'Allianz Arena ha mandato quest'altro video sempre di Bonucci che si allontanava zoppicando, guardiamolo pure, eccolo qua. Eccolo qua, questo era lui che zoppica e che lascia l'Allianz Arena. Queste immagini di ieri sera post partita, riprese dal nostro collega Massimiliano. Possiamo dire che ecco, magari il fatto che esca sulle sue gambe camminando, seppur ovviamente zoppicando, forse ecco, non fa temere una cosa lunghissima, però insomma anche se fosse uno stiramento 10, 15, 20 giorni più o meno. Sì, tra che allora lui avrebbe saltato comunque la partita con l'Empoli, certo, perché era squalificato. Per il Milan che è il 15 o 16? 9. No, 9, perché scusami, giocano di sabato mi sembra Milan Juve. Milan Juve giocano di sabato o no? 9? Mi sembra di sì. È già 9? Adesso vado a vedere. Sai che mi sono perso. Sì, vabbè, ma te la Pasqua no, ti ha mandato fuori, ti ha mandato tutto in tilt. No, adesso vado a vedere. Sì, è vero, è vero. No, perché lo anticipo. Ho saltato la settimana dopo, è vero. Scusami, vero. Fammi andare a vedere, ma è vero. Milan Juve, 9 aprile, ore 20:45. Sì. Vedi che mi ricordo. Ha praticamente 10 giorni. Sì, a 10 giorni. Insomma, allora, vedendo gli infortuni mi sembra difficile, devo essere sincero. Ecco, comunque in tanti ci stanno già scrivendo e chiedendo informazioni su Bonucci, Evra e Khedira. Allora, per quanto riguarda Bonucci, oggi saranno gli esami e sapremo qualcosa in più. Evra mi sembra che abbia preso un colpo alla caviglia, ma abbia continuato a giocare. Sì. Cioè, è un pazzo! No? Nel senso che uno che prende il colpo, ovviamente perché una botta poteva benissimo giocare. Khedira è stato tenuto fuori a riposo per un leggero affaticamento, ma lui tanto era squalificato, esatto, per le settimane, e quindi anche se magari la Juve farà ricorso, cercherà di farlo giocare per il Milan, di recuperarlo per il Milan, ma penso che
non c'è niente di particolare, un affaticamento. Il problema vero è Bonucci, che potrebbe stare fermo un pochettino di più. Le però buone notizie però sono che Barzagli e Chiellini sono lì di per entrare. Sì, quello sì. Poi ragazzi, sempre sta preoccupazione. Ma non ci avevate. Cosa chiedevate qualche tempo fa? A, appunto. Ad Allegri cosa chiedevate? Ma questo qua, questo Rugani, questo Rugani, non mai che lo fa giocare, ma possibile, ma che cos'ha Allegri? Ecco, adesso è il momento di Rugani, non ditemi che adesso avete paura, che deve giocare Rugani, allora, oh mamma mia, senza Rugani come facciamo? No, cioè, perché allora vuol dire che sconfessare tutto quello che avete detto prima. Io invece mi fido anche di Rugani. Ma guarda, io per esempio ieri sera, e quindi proprio perché vedevo le reazioni un po' isteriche, come le ho chiamate io, di alcuni tifosi, ho detto, vi faccio vedere la formazione che giocherebbe in questo momento in casa con l'Empoli, nel peggiore dei casi, Quindi ho provato a togliere anche Evra, per esempio. E tutto sommato era Buffon, Rick Steiner, Rugani, Barzagli, Asamoah. Hernanes o Lemina, scegli te. Pogba su Raro, Cuadrado o Pereira. Questa è la squadra contro l'Empoli. Esatto, che vabbè, ci sta. Fa schifo. E per quello che dico. Tu hai paura? No, bisogna piangersi addosso. Non lo so, ma alcuni i nostri tifosi si preoccupano mamma sempre mia. Tanto. Appena uno ha un male, mamma mia, poi subito incominciano a dire allora la preparazione. Adesso ce l'hanno chiaramente con Conte perché ha fatto giocare Bonucci. Cioè, non è che Conte può prevedere che Bonucci si faccia male. Poi uno dice. No, perché leggo qua un Twitter, ad esempio, di Megalovic che dice: ma perché Conte fa giocare due partite consecutiva al solo Bonucci, ieri non andava fatto riposare, vabbè, non aveva nient'altro, ha provato a mettere Bonucci, poi non è che Bonucci ha avuto uno scontro di gioco con qualcuno, è entrato con la gamba per andare a intercettare un pallone, si è allungato il muscolo. Avesse difeso meglio, non si sarebbe stirato. Ecco. Se invece di andare a pelle di daino. Quindi se l'è voluto, l'è cercato, secondo te se l'è cercato. No, ha pagato il suo errore. Ne ha fatti due anche sul primo gol, sì, lui regala la palla a cross. Sì. Lui, no, certo. Lui quando non ha quegli altri due vicini. Ha bisogno dei bodyguard, le guardie del corpo. Ha bisogno delle guardie del corpo. Poi vedi, Anna ci dice, Rugani è cresciuto tantissimo, sono sicuro che metterà a tacere tutti. Anche noi pensiamo la stessa cosa. Anna, Fabio invece dice, non ci sono scuse, sconfitta meritata, formazione sbagliatissima, la vedo dura all'europeo. Ma guarda che Fabio era dura anche prima ancora di ieri sera con la Germania, Aveva ragione ieri sera Fisico, che tra l'altro qua ci ha lasciato un messaggio. Infatti, bisogna aiutare Fisico. Ragazzi, allora ve lo faccio vedere qua, che così almeno lo possiamo inquadrare bene. Cioè, allora, lui continua a chiederci, perché si chiudono domani le votazioni, allora, di votare il miglior programma radio, Radio Italia Club, il miglior bootleg, quello che ha fatto lui, e chiaramente mandare un sms al 340-6358-503 con scritto 840-137, quindi 340-635-8503, 840-137 dovete scrivere per votare per lui. Lui, noi facciamo questo piacere a lui, se ci mandate lo screenshot che avete votato per lui, quelli che ci hanno mandato lo screen sono arrivati non tantissimo, di la verità. Anche perché lui, no, perché lui è milanista, non è in questa trasmissione vista dai juventini, quindi chi lo manda lui gli regalerà, noi scrarremo uno a sorte, lui gli regala una sagoma del giocatore della Juve di Loreto Prinde, i nostri amici di Loreto Prinde. Quindi ricordate 340 63 58 500 03 con scritto sopra 840 137, che sono i due modi per votare il suo programma e il suo bootleg. Va bene? Ok, anche questa è fatta. Però Fisico ieri diceva non aveva torto, quando a un certo punto ha detto: oh, però tre partite, ragazzi, una col Belgio la perdiamo 3-1, una con la Spagna la pareggiamo 1-1, l'altra la perdiamo 4-0 con la Germania, facciamoci un po' i conti, quello che potremmo fare all'europeo, ecco. Sai che invece sono molto più ottimista? Sì, tu dici? Io, a parte, lo ripeto anche oggi, a parte Spagna e Germania, secondo me questa Italia se la gioca con tutti, ovvio non quella di ieri sera, però non era neanche l'Italia. Non lo so, se la gioca con tutti. Martino Verratti invece di Tiago Motta a Montolivo. Il girone lo passiamo facile secondo te con Svezia, Belgio e Irlanda? Da primi. Sai cosa ti dice Tabaccone, il nostro Tabaccone, che sai che lui è molto che Matteo, fatene una ragione, Bonucci è il centrale più forte che esiste in Europa. In fase offensiva però, ti manca un pezzo. Andiamo in pubblicità ragazzi, restate qua che J-Line continua. Se
Sei un nostro affezionato telespettatore? Chiamor di Caffè ti ha riservato una promozione che non puoi perdere. La macchina del caffè Mitacam 8 del valore di 129 euro ti verrà recapitata direttamente a casa tua se aderirai alla nostra offerta. Acquistando infatti 75 capsule di caffè Illy e 75 capsule di caffè Mitaca a soli 58,50 euro IVA inclusa, riceverai compresa nel prezzo la macchina del caffè Mitacam 8 pagando solo 9,50 euro di spese di spedizione. Chiama ora per informazioni il numero 0294 300 0073. Ho solo un minuto di tempo per presentarvi un'azienda straordinaria, la Mondoflex, un'azienda che mette sempre al primo posto i clienti, offrendogli qualità, prezzo e servizio. Mondoflex, una vastissima scelta di reti e materassi per soddisfare qualsiasi esigenza. Una delle promozioni più interessanti di questa primavera 2016, un materasso in waterfoam a 7 zone differenziate con abbinata una rete a doga in faggio a soli 250 euro. Venite nei nostri punti vendita, oltre a reti e materassi trovate anche poltrone basculanti, divani letto, letti tessili in ferro battuto, articoli di ortopedia e ricordate sempre tutto con pagamenti rateali senza interesse. Dai, lo sapete, per stare bene basta veramente poco. Ora vi saluto, ma vi aspetto. Eccoci di nuovo qua, intanto Stefano Fisico che ci sta guardando, DJ ci sta guardando e ci ringrazia. Vabbè, ma lo sai che noi piacere a te lo facciamo sempre volentieri. 340 63 58 500 03 840 137 per votare per Fisico, il suo bootleg. Allora, anche se Milanista è il nostro amico. Matteo, quindi l'Italia, dice Donato, se la gioca anche contro la Francia, sì. Contro la Francia in Francia? Assolutamente. Cioè in casa dei francesi sì, noi ce la giochiamo. Assolutamente. Ah. Ma io dico, tu sei molto timido, ci sarà Bonucci titolare, Nina. Certo, poi ci sono anche gli altri due. Ah, boh. Tu dici che essendoci gli altri è quella, due. È ovvio, non c'è la cerbia storia. Bene, mentre invece vedi Simon che dice, ciao Chirico e Caroni, sì, ci sono infortuni, ma la squadra è ben allestita, bisogna avere fiducia. Bravo. Noi infatti ne abbiamo tanta di fiducia. Ha votato. Davide Feloi ha votato 840, 130, bravo, quindi bravo. Lo screenshot lo teniamo, così poi a fine. Oh, poi mi raccomando, Stefano, ricordati che però poi la regali, la sa come di non recuperare. Stefano le mantiene, le promesse. Infatti. È uno di quelli che. No, ma glielo ricordo. Che paga le sue cose. Mentre Raffaele, che si definisce intenditore di calcio. Sì, allora, quelli che si autodefinisce. Intenditore di calcio, dice: ciao, sabato sarò per la prima volta al J Stadium. Bravo. Gioca Dybala? Possibile, non è al 100%, ma non è ancora al 100%, ecco, però dovrebbe essere in recupero, dovrebbe, sì, si sta allenando con la squadra. Di sicuro verrà convocato. Si sta allenando poi, con la squadra. Se parte dall'inizio magari fa una spezzone, vediamo, però sta abbastanza bene, ecco, niente di grave. Ecco, il Tabaccone invece ti risponde dicendo: quello che secondo te è un fenomeno in fase difensiva se ne sta in panca, Thiago Silva, e forse non lo convocheranno mai più. Sì, proprio scarso Thiago Silva. Lui ritiene, il Tabaccone proprio. Ritiene che sia scarso, sì. Mentre Simone dice: non siamo da finale, dice, dell'Italia, ma credo nemmeno da 4-1 del confronto con i tedeschi. Comunque, meglio Isco o Mkhitaryan? Isco. Io Mkhitaryan l'ho visto, non mi convince molto. Ha dei numeri, però Isco. Tra i due sono assolutamente d'accordo con te. È molto più trequartista, soprattutto Mkhitaryan è il tipo di giocatore che gioca bene con campo davanti, cioè in contropiede, con tanti spazi, o come in Germania, dove c'è poca tattica, si tende a fare tutti di qua, tutti di là, tutti di qua, tutti di là. Allora giocatori veloci come lui fanno sicuramente bene. In Italia, se giochi nella Juve, poi spazi non ne hai mai, perché tutti ti aspettano davanti alla loro area di rigore. Secondo me può fare tanta fatica, quindi tra i due è nettamente Isco, ma ti dico la verità, a me questa storia di Mkhitaryan e Juve sembra molto campata per aria. Perché non c'era niente da scherzare. No, ma soprattutto perché no, poi ieri. Non bisogna far parlare di un giocatore no, di no, ma ieri sai cos'è? Il problema è che a un certo punto vedono entrare Avinovo, oppure si diffonde la voce, no? Che Raiola è Avinovo, e tutti a domandarsi che cosa sta facendo. E allora tutti congetturano. No, avrà parlato di qua, perché di sicuro Raiola esce di lì e non ti dice: oh, sono andato a parlare di questo, questo e quel. Non è Cobolligi. Cobolligi usciva e poi si è dicendo: oh, stiamo trattando questo, stiamo trattando quell'altro.
ci piace quello, ci piace quello. Raiola di sicuro non te lo dirà mai quando esce da Vinovanzi, nemmeno si ferma a parlare con nessuno. Allora si congettura, allora tutti, siccome in questo periodo non ci sono partite, non c'è il campionato è fermo, allora cosa si fa? Ci si diverte, no? A inventare. È andato lì per Lukaku, ha proposto Lukaku, anche perché oggi parla di Lukaku, no? Sì, certo. Raiola ha parlato di Lukaku, Mkhitaryan, quel giovane ragazzo Kin, certo. Un altro ragazzo che come procuratore lui e che è già di proprietà della Juve, no? Sì, perché sì, dice, sì. Bene, gli allievi, molto bravo, molto. E allora si congettura, si inventa un po' delle cose. È andato lì, avrà parlato di mille cose, Raiola. Probabilmente è andato anche lì a parlare di Pogba, non lo sappiamo, però Raiola non è che. Raiola è spesso a Vinovo, va anche a incontrare Nedved, no? Spesso va a incontrare Nedved. Lukaku, Mkhitaryan ha bisogno di andare a Vinovo? Sì, appunto. Non ha il numero di Marotta o di Parati? No, deve andare lì. No, di Nedved. Devo andare di persona, sì, devo andare di persona a dire scusate. Portami. Anzi, si fa ricevere e lo lasciano in sala d'aspetto, certo. Ad aspettare lì. E poi fa vedere un DVD con le immagini di Mkhitaryan, perché ovviamente la Juve non lo conosco, ma siamo pazzi, no? È ovvio che si parla di cose, insomma, molto più frivole quando succedono questi incontri. Ripeto, se poi vogliono prendere un giocatore non è così che lo trattano. Anche Jay Pavan Rookie ha votato per Stefano Sio, eccolo qua il suo screenshot. Ricordati Stefano e tutti questi amici bianconeri che ti stanno votando. Valerio, non capisco Conte che ha cambiato 5-6 moduli anziché 2-3 e perfezionarli. Bonucci è regista, un solo difensore forte e Barzagli. Cioè lui ha riunito un po' di cose in questo anche Chiellini in difesa è veramente tanta roba. No, io dico che quei tre lì insieme, allora, siccome ho avuto anche sopra la mia pagina Twitter una disputa con gli interisti. Per gli interisti, quando il campionato lo vince la Juve, il campionato fa schifo, allora il sunto era, il succo della discussione era. Perché fa schifo l'Italia? Perché questo qui ricorda. Allora, non ci sono campioni in Italia. E non è vero. Non è vero. Il campionato italiano fa schifo. E non è vero. E quindi non è vero. Parlate con allora, proprio gli interisti. Parlate con i vostri giocatori, che sono quasi tutti stranieri. Cosa dicono del campionato italiano? Che fa schifo? Non mi sembra. Tutti ne parlano dicendo che è un campionato molto duro, molto difficile, molto impegnativo, quindi che non fa così schifo come. Poi soprattutto la solita cosa, siccome non lo vincono gli altri, il campionato fa sempre schifo. Il giorno in cui lo vinceranno loro, sarà bellissimo il campionato di Serie A. Ma poi, scusami, ci sono dei dati e questi sono inconfutabili. Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini sono la migliore difesa europea. Una delle migliori difese europee da 4-5 anni. Insomma, la migliore insieme all'Atletico Madrid. Appunto, ma questo non conta mai. Le statistiche per loro, i dati, non, poi uno dice, ma le statistiche, ma se sono accompagnate anche dalle vittorie, poi se per voi i campionati non contano niente, Coppa Italia non conta niente, Supercoppa non conta niente, la finale di Champions non conta niente, non conta mai niente. Non conta quello che fa la Juve, per quelli che sono avversari della Juve, non conta mai niente. Fa tutto schifo, i giocatori fanno schifo. Ieri mi sono letto un tweet su Buffon che ha appena raggiunto, ha battuto il record di Sebastiano Rossi dopo 20 anni e ha detto è in decomposizione. Oh, guardate che quando arrivano dei giocatori a 3 metri con la porta aperta, cosa deve fare Buffon? Non è che è Superman che col pensiero riesce a allontanare la palla. Tra i due portieri, cioè, che le testiere ne abbiamo fatte molte di peggio. Appunto, ma poi anche un altro portiere molto bravo, proprio per restare in ambito interista, è Handanovic, sicuramente un grande portiere, no? Cioè, però se alcune volte gli arrivano a 2 metri, gli fanno gol anche a lui, non è che. Se l'anno scorso l'Inter era una delle difese più battute in Serie A. E c'era sempre Handanovic. Allora Handanovic faceva. È Superman. Appunto. Cioè, mettiamoci d'accordo, Handanovic è sempre forte, oppure non è. Allora Buffon ha appena battuto il record. Sarà un portiere forte o no? Ma la solita cosa, l'antipatia che viene fuori anche durante le partite della nazionale. Ma statevene calmi. Poi si arrabbiano, se io dico che questo, chi ragiona così è sfigato. Ma ragazzi, cioè, se noi parlassimo soltanto di Inter e Milan, anche quando gioca la Juventus, guardiamo la Juve e pensiamo a Inter e Milan, saremmo degli sfigati noi. La stessa cosa anche gli altri quando guardano la nazionale. Bonucci fa schifo, Buffon è in decomposizione perché non para, guarda che situazione, prende sempre 4 gol quando va all'Allianz
Allianz Arena. Cioè, ma ieri avete visto che partita ci ha giocato l'Italia? Allora è impossibile che Buffon non prenda gol, eh? Perché ieri gli hanno fatto dei gol, il secondo gol, il secondo gol. Vogliamo parlare del secondo gol. Cioè in due vanno sul giocatore della Germania. E lì è quando vuoi usare un po' troppo informazione. Nel senso, metti un terzino a fare centrale e un esterno come Florenzi a difendere, fanno fatica. Ogni tanto, ma Florenzi lo vedi anche nella Roma che in fase difensiva fa fatica. Ogni tanto si perde l'uomo. Vuoi avere una squadra offensiva, devi accettare questo rischio. Guarda che bel ragionamento che fa Giampiero Franchitto. Dice, sì. Come si misura lo spread tra Germania e Italia? Quelli che dopo l'uscita della Juve dalla Champions con il Bayern Monaco dicevano era meglio uscire con un risultato netto. Vedete che qua mi scomparsa. Allegri è un perdente e ha sbagliato i cambi. Quelli che hanno fatto finta di non vedere la forza della Juve nonostante le assenze. Sono gli stessi che dopo aver visto l'Italia contro la Germania hanno detto che umiliazione la sconfitta d'Italia di ieri, Conte ha sbagliato la tattica, ma mancavano alcuni giocatori importanti che non puoi regalare agli avversari. Si capisce perché tifano per squadre che in Europa o non ci vanno per l'una o fanno turnover per uscire con alibi e prendono 6 o 7 gol. Ha ragione, sono assolutamente d'accordo con Franchitto. Sono assolutamente d'accordo anch'io e ti dico la verità, a me non è piaciuto solo una cosa di Conte ieri e sono le dichiarazioni post partita. Perché sì, anche a me, cioè nel senso che hai finito la partita, come dire, sì, è la solita storia dello ristorante a 10 euro, è uguale. Cioè non è che tu ammette e dici stasera abbiamo giocato male rispetto alla partita con la Spagna, abbiamo fatto dei passi indietro, sì. No. Ma la Germania. Siamo questi. Noi facciamo. Addirittura ha detto non ho rimproverato niente i miei ragazzi. Cioè quindi va bene prendere 4 pere, andare a casa, anche se contro la Germania non si dice niente. Ecco, e questo secondo me è quello che ancora manca a Conte per fare stato qualità. Perché guarda, io della formazione, dell'atteggiamento, ma non mi interessa se abbia preso 4. Secondo me ha fatto anche bene a giocarsela così rispetto a quelli che aveva a disposizione, chiaramente. E quindi lo apprezzo, però poi dirti, siamo questi, cioè siamo scarsi, cosa volete da me? Però vedi, Giuseppe da Messina dice, non diamo le colpe a Conte, tutte le colpe a Conte, diciamo che mancavano anche calciatori importanti come Barzagli, Chiellini, Marchisio, Verratti, noi non possiamo concederci queste assenze, bisogna fare gruppo e dare fiducia a Conte che ci farà togliere delle belle soddisfazioni. Sono assolutamente d'accordo, però la fiducia la deve dare per primo l'allenatore ai suoi giocatori, senza ogni volta smerdarli, scusa. Oppure abbiamo preso 4 gol, non posso rimproverare loro niente, hanno dato tutto. Salve Matteo e Marcello, secondo voi Chiellini sarà disponibile alla verità con l'Empoli? Pensiamo di sì. Dovrebbe. Dovrebbe. Sai che l'ho incontrato a Pasquetta? Cosa ti ha detto? Come sta? Era lì che portava col passeggino il figlio. Vabbè, lo si spingeva. Era lì con la moglie, spingeva il passeggino. Lo sa bene. Comunque verrà convocato. Vabbè, il passeggino non è che è 200 kg il bambino. Non è che ha... Comunque, un saluto da Antonello Frigiola, detto Zidane, dal paese di Laterza. Perché cosa? Per il taglio di capelli? Non lo so, dice detto Zidane dal paese di Laterza, si trova in provincia di Taranto, perché forza Juve fino alla fine. Perché da testate. Lo so, detto Zidane. Va bene. Poi qui c'è Marco Mele, ci manda una foto storica. Questa è la tessera anno 72-73 di mio padre Juventinazzo con gli autografi di Capello, Causio, Boniperti e Bettega, siamo mitici. Prendiamola un po' sta tessera. Vediamola un po', eccola qua, che adesso la faccio come. Eccola qua, è al contrario però. Vabbè, è questa, la tessera è al contrario. È al contrario. Vabbè, sempre quella, Vabbè, sempre questa. Si capisce. Poi ritorniamo sui tweet che ne arrivano, incominciano ad arrivare un po', però oggi già meno, perché quando non c'è campionato. Filippo, ciao Matteo e Marcello, la prima volta che vi scrivo mi seguo sempre, volevo sapere un'eventuale formazione per l'Empoli, ma l'ha appena detta, ripeti. Allora, Filippo. Buffon, Dick Steiner, Barzagli, Rugani e Asamoah, io ti faccio la peggiore possibile, cioè per esempio Evra probabilmente ci può essere, però mettiamo conto che non ci sia anche lui, quindi mettiamo Asamoah a sinistra. A centrocampo puoi mettere Hernandez o Lemina, io credo a Lemina perché mi sembra in grande forma, poi Pogba e Sturaro. Mi sembra che possiamo stare tranquilli. Trequartista o Pereira o Quadrado, direi Quadrado se soprattutto recupererà dal viaggio intercontinentale che ha fatto. E in avanti, Mandzukic o Dybala, oppure Zaza Morata. Fa schifo?
Ma schifo. Intanto, siccome qualcuno ci chiede ancora di Morata, adesso andiamo in pubblicità e ne parliamo, così affrontiamo anche questo argomento, chiariamo un attimo. Sì. E poi forse sono le 12.29, no, dobbiamo aspettare per collegarci con Massimiliano Nerozzi, sì, che lui su Morata sempre qualcosa in... Lo so. Ne sa. Restate qua. Non Salvatore. Non ne hai nascosto qualcosa? No, mai. Male. Piccoli segreti per scoprire sempre qualcosa di nuovo. Divertiti con oltre 100 giochi di slot machine su 32red.it, tra cui Thunderstruck, Jurassic Park e la slot del film blockbuster Terminator 2, con una vincita massima di 450.000 euro. Online, da tablet e dal tuo smartphone. Iscriviti ora a 32red.it e ottieni subito 10 euro di bonus gratuito. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Pronto? Se sto lavorando? Beh, diciamo in un certo senso sì. Sto preparando la prossima puntata di Tanta Salute. Beh, parleremo di massaggi, di come perdere chili di troppo, di rughe, ma soprattutto scopriremo come avere un sorriso smagliante. Comunque non ti posso svelare tutto adesso, Cioè, io capisco che dovete mandare dei messaggi. Io mi chiedo, ma a volte io mi chiedo se state bene oppure no. Cioè, ma questo signor Nanni che mi scrive, la pianti di tirar su la saliva in continuazione, si sente da casa e fa schifo, non so se lo sai. Ma sei fuori? Ma sto tirando su la saliva. Ma veramente, guarda, ma... Cioè, ma devi proprio mandare delle mail? Cioè, devi proprio mandare delle mail? Non lo so. Ma veramente, una roba... Non è più sono fuori, più fanno ridere. Una roba, veramente. Credo che perdere dispiaccia, ma ieri sera quello che mi è piaciuto meno sono stati i sorrisini di soddisfazione, soprattutto da parte di Longoni, per gli infortuni di Bonucci e Chedira. Godere delle disgrazie altrui non è da... Ma dai! Ma no, ma Longoni, ma tanto, Chedira con Milano non giocherà comunque. E cosa vuoi che gli frega di Bonucci se sta bene? Ma... È una nazionale con Giaccherini insigne, va bene per trovare i funghi sotto i pini. Ieri Giaccherini malissimo. Questo malissimo. E soprattutto non ho capito, non lo dico perché poi ha segnato, ma perché in due partite non ha giocato il Sharawi titolare. Io lo capivo nella prima, poi mi aspettavo un po' di turnover come ha fatto negli altri reparti, e metterlo ieri, che tra l'altro mi sembrava anche la partita migliore per avere il Sharawi. Poi, sinceramente, Giaccherini è impresentabile ieri. Ieri veramente. Ma non ha preso una palla giù. Poi non so chi è che ha fatto... È stato lui a fare l'errore sul terzo gol. Sul terzo? No, terzo, no, sul quarto gol. No, sul quarto gol è stato Bernardeschi. Anche Bernardeschi. Era già uscito lui. Anche Bernardeschi. Sì, era Bernardeschi. Che io ritengo un talento assoluto. Un talento assoluto, però, mamma mia. Poi, come nel 2006, tutti in piazza a festeggiare tra Francia e Italia... C'era tutta la Juve in campo e Marcello Lippi CT. Noi scriviamo la storia, altri la leggono. Saluti da Fabio. Ma stavolta però Fabio penso che non capiterà, che saremo tutti in piazza, perché penso proprio che ci siano delle nazionali più forti. Penso. Oh, ovvio che ce ne sono più forti, Ma insomma non è una cosa così. Poi c'è qualcuno che fa la ironia su quello che è uscito ieri. Del terrorista che aveva fatto... Che era spacciato per un ex giocatore dell'Inter. Ah, sì. Cioè, a me però su queste cose qua devo dire la verità. Sì, ci faccio la risata, però finito. Ma com'è l'ironia? Su, sai che sono entrati da Adri in casa Agnelli, no? Ci sono state ironie anche su quello. Sì, vabbè, però. No, però alcune sono simpatiche, altre meno, è ovvio. Che ironia c'è su uno che va a casa Agnelli a rubare? È derby. E non è male questo, Ed Erbi. A me piace molto. A me fatto ridere. Cioè, volevo chiedergli se vendiamo Pogba e Morata o Zaza, con il ricavato compriamo Benatia, Isco e Oscar e Cavani. Secondo voi ci indeboliamo, dai, ragazzi. Giuseppe da Siracusa. Cioè, allora, Pogba, Morata, praticamente ci becchiamo 30 milioni. Pogba 120, Zaza. Quanto ci prendiamo da Zaza se lo dobbiamo vendere? 15 milioni? No. 20? Zaza? Zaza oggi 33 d'anno. Se non ne prendi 120 da Pogba,
Però 30 alzate oggi di piedi. Vabbè, facciamo che tutti insieme ci picchiamo. Siamo bassi per stare 150 bravi. Milioni. 150 per stare. Lui dice: beh, prendiamo Benatia, Isco, Oscar e Cavani. Guarda, fino a Cavani ci potremmo anche stare, cioè Cavani no. Cavani perché prima tu devi sempre guardare l'ingaggio, non tanto il somma dei cartellini, che magari a 150 può anche farcela. Il problema è l'ingaggio. Tra quelli che hai citato è l'unico che guadagna già oggi 10 milioni netti e quindi è imprendibile per qualsiasi squadra di Serie A. Gli altri, meno male, sai, te la puoi lavorare 4,5, 5 bonus di qui, bonus di là, perdi ingaggi pesanti perché Pogba ha un ingaggio anche lui su quelle cifre. Quindi puoi farcela, però non puoi tirarmi giù un giocatore che guadagna 10 l'anno. Purtroppo. Mentre invece Simone dice: ma ragazzi, anziché spendere 20-25 milioni per Berardi, sarebbe una sciocchezza offrirne 15-20 al Real e tenerci Morata. Ma infatti io penso che, diciamo prima di Morata, l'unico modo per tenere Morata sarà proprio quello di aggiungerci ancora dei soldi. Secondo te la Juve vuole veramente tenere Morata? Ma io dico, ma la Juve vuole veramente comprare Berardi? Purtroppo dico, perché già ti dico... 25 milioni il prezzo fissato. Infatti la mia risposta sarebbe, io non farei nessuno dei due. Cioè, Berardi e Morata? E chi faresti tu? Mi prendo i 30 di Morata e poi vado a investirli io. Ci sono tanti ottimi giocatori. Ma te qual è un attaccante? Quello che gli impazzirei, più di Cavani, Griezmann. Griezmann? Ti piace? Ha un ingaggio più basso, ti costa di cartellino più di Morata, perché sui 40, forse addirittura 50, però ha un ingaggio basso, voglio dire, come hai fatto l'investimento l'anno scorso per Dybala, che gli hai pagato sì tantissimo di cartellino, ma lo potevi fare perché aveva un ingaggio basso. Secondo me avere questa coppia Dybala e Griezmann, fidati che è tantissima roba. Allora, poi ci chiede anche Toretto, che sta per Vincenzo, che dice: qualcuno mi sa spiegare la vera situazione economica di Coman, se non possiamo riscattare Cuadrado. Lui dice: se non possiamo riscattare Cuadrado, perché non ci teniamo Coman? Coman è in prestito per 2 anni e ha il diritto di riscatto il Bayern, esatto, e penso che lo eserciterà. Sì. Ci sono 28 milioni in ballo. 28. Ecco. Sì. Per quanto riguarda Cuadrado, io rimango alle frasi di Marotta, le ultime che ha rilasciato, che ha detto: dobbiamo fare una riflessione importante con il Chelsea. Sì, dipende. Guarda, ma anche quindi secondo me andranno comunque ancora a trattarlo, perché l'intenzione di tenerlo c'è. Loro puntino sul fatto che lui vuole rimanere alla Juve. Lui non si è trovato bene a Londra e vuole rimanere alla Juventus. Vediamo se l'effetto Conte in suo Cuadrado può fargli cambiare idea. Però anche qua, tu vai a spendere 25 passa milioni per Cuadrado? Non quanto? So. 20 milioni, 20 milioni. 20, 25, non lo so, io. Sai che anche qua, insomma, si può pescare di meglio, ecco, sinceramente. Poi, ovvio che a determinate cifre me lo terrei, perché in certe gare Cuadrado è utilissimo. Però pronti via, dare 20 passa per Cuadrado, io non, sinceramente non so se lo so. Io ritengo però Cuadrado sia un ottimo giocatore. Cioè, io personalmente farei di tutto per tenerlo, perché ha dimostrato di poterci stare alla Juve. Teglio della Fiorentina, quanto costa? Preferisci Teglio? Tutta la vita. Ah, Cuadrado? È più giovane, me lo prendo domani mattina. No, dai. Fidati. Dai. Matteo, cosa pensi del rinnovo di Barzagli? Chi al posto di Casares? Lemina resta? Dal vivaro non arriva... mamma mia, 5 domande. Luca. Allora, ma cosa pensi del rinnovo di Barzagli? Una formalità. Una formalità, ma soprattutto scontato. Esatto. Ne farà altri 2 anni e poi si ritira. Chi al posto di Casares? Premetto. Vediamo se va via Casares. Non lo darei per certo. Soprattutto visto il suo infortunio, non so quanta squadra possa avere, quindi potrebbe anche rimanere. Chi via di Casares, però secondo me se va via vogliono un big, cioè non una riserva. Sì, ma sta storia di Benatia è una cosa che è venuta fuori. È venuta fuori, però un giocatore di quel livello. Cioè, secondo. Poi adesso sentiremo tra poco Nerozzi, che era lì a Monaco e ha registrato sta cosa di Benatia, però mi sembra che sia un modo per dire: senti, a noi interessa Morata. Vogliamo prenderci Morata. Non è un modo invece per dire noi Bayern vogliamo tenerci Coman, andiamo alla pari con Benatia. Dici? Insomma, è che faccia così. Fai? Fai un po' la faccia. Ma tu Benatia lo prenderesti? Sì. Sì. Secondo me Benatia è uno dei primi 5 al mondo nel ruolo. È un ottimo rinforzo.
Poi secondo me uno lì dietro noi dobbiamo prenderlo, sì, perché sì, al di là di Barzagli che ormai sembra indistruttibile, ovvio, però qualche problema, sì, però qualche problema fisico ce l'ha sempre. Bonucci, Chiellini, Chiellini ne ha ancora di più di Barzagli, Polpaccio, Polpacci. Una volta almeno due a stagione salta. Però Bonucci ha 29 anni, non è infatti che... va benissimo. Rugani, se tu ne prendi un quinto sei a posto. Lemina resta? Secondo me sì, perché diamo dentro. No, ma noi gli diamo Isla. Loro lo vogliono riscattarlo. La gente di Isla ha già detto che non verrà riscattato, non c'hanno un soldo. Non c'è una lira per... Ma se facciamo alla pari? Noi gli diamo Isla e loro ci danno Lemina. Più Lemina perché è molto più giovane. È molto di più. E quanto vale sto Lemina? 50 milioni adesso? No, però 7-8, 9. Vabbè, 7-8, 9. Non so se Isla arriva a quello. No, mi sembra che abbiano già fissato il prezzo del possibile riscatto. Infatti era 9 e gli hanno detto ciao. Ma quanto vale Isla? Varrà almeno 4-5? Gli varrà? Spero, però io chiedo che loro puntino su Lemina ad avere il rinnovo del prestito. Cioè, dato che ha tanti problemi fisici, per essere un giocatore di 21-22 anni ne ha troppi, l'idea della Juve è testiamolo un'altra stagione. Poi se è stato solo un caso il fatto che sia stato parecchio male quest'anno, invece l'anno prossimo sta bene, lo rischiettiamo tra due anni. Però non credo ci sia la volontà di prendersi un rischio, di mettere magari sul piatto 8, 9, 10 milioni per un giocatore che ha già problemi alle ginocchia. Ecco, tutto qua. Anna ci dice che la sua cagnolina presto ritornerà a fare i pronostici, ci manda la sua foto. Io non so come faccia. Lei parla con sto cane. Dice che lei gli fa i pronostici la cagnolina. Sì. Non so. L'altra che ci febbra, no, perché adesso questa mi permette di introdurre un'altra bel tweet di un altro simpaticone qua, tifoso del Milan, Luca Cartocci. Ecco, che ci dice, ma l'astrologa Silvi che fine ha fatto? No, perché lui fa un po' di ironia, no? Perché ultimamente, siccome non ha azzeccato il Bayern, cioè l'ha azzeccato fino al 91esimo, poi grazie. Dopo. Sì, però, Luca, tu conosci un'astrologa più brava della nostra? No, se conosci un'astrologa più brava della nostra, presente, c'è una che le azzecca tu la conosci? Ne ha sbagliata una. Sì, ne ha sbagliata una, secondo me. Che poi è arrivata lì, esatto. Al 91esimo aveva ragione. E ti aveva detto, guarda, che la Juve farà una grande partita. Esatto, quindi. E ti aveva detto che la Juventus avrebbe giocato meglio al ritorno dell'andata. Ti aveva detto. Sì, no, ma infatti. E quindi. Ma Luca Cartocci. Ma il Cartoccio qui vuole la precisione. Grazie, lui, se non sei preciso. Ma no, ma presentacene, magari Cartocci, tu ne conosci una molto più brava. Noi la sostituiamo, Silvi, se tu ne hai una più brava di Silvi, che ne azzeccate una marea. Esatto. Che ne azzeccate. Presentacela Cartocci. Se magari anche sei il numero del Supercanalotto, perfetto. Antonio invece ci manda la foto del suo 48esimo compleanno, se l'è fatto qua. No, lui se l'è fatta con la torta della Juve. Il mio compleanno per scongiurare i gufi fino alla fine, più forte la sfortuna. Tanti auguri, Antonio. Però, Antonio, potevi mandaci un video del tuo compleanno, no? Mentre mangi la torta. Mentre mangi la torta, esatto. Tra l'altro sono arrivati alcuni video. Adesso tra poco andiamo in pubblicità, quando rientriamo le facciamo vedere, c'è ad esempio Radic, sì, che è andato a Pasqua per le vie di Torino, lui è stato con la moglie a Torino e mentre passeggiava ha incontrato due signore che l'hanno fermato. Ma che è lì, Ale, Radic, quelli cava J-Land. Allora dopo vediamo, allora si è fatto un video insieme a queste due signore. Andiamo a vedere un po' di mail. Juve in B, ciao Marcello Ospi, mi piace molto Joao Mario dello Sporting, 23enne mediano. Rispetto a Gundogan, costa meno ed è stato il miglior giocatore in assoluto dell'ultimo europeo under 20. Avete notizie di questo giocatore? Per me potrebbe essere un grande crack. No, ce lo stai dicendo tu, Luca. No, notizie, certo. Se sono in ottica Juve, no. Lo conosco, se l'ho visto giocare, paragone con Gundogan. Non so, sarà che io strabilio per Gundogan, quindi prima di paragonarne uno a lui faccio fatica. È sicuramente interessante, questo sì. Certo che questo Marcello Nanni, che prima me la diceva con la saliva, adesso ce l'ha anche con te. Sentiamo. Smetti di sparare cazzate. Beh, però può essere già più vero. No, ma è simpatico, Marcello Nanni. Era già meglio della saliva. No, ma sei simpatico, sei uno molto simpatico. Continua a mandare ancora altre mail simpatiche così, veramente. Che fra un po' vincerai l'Oscar per le mail. Ti faremo un dono, magari insieme a Fisico che deve regalare la
la sagra, ah, magari vero, regaliamo sì. qualcosa anche a Marcello Nanni per la battuta più spiritosa sulle sue mail. Vediamo qua. Buongiorno Marcello e Matteo, vi vedo ogni volta che posso ed è sempre una bella trasmissione, grazie. Ma Reggio Emilia, come faccio a vedere Top Calcio 24 dopo le 19? 62. Il canale 62 qui sul digitale terrestre non esiste. Prova a risintonizzare. Devi risintonizzare. Sì. Devi risintonizzare, rifare tutta la risintonia e vedrai che ti compare. Non può non esistere a Reggio Emilia, figurati. Quindi fai la risintonizzazione di tutti i canali, vedrai che. Michele da Caserta, ripartiamo dalla prestazione contro la Spagna. Più Marchisio, Barzagli e Chiellini e ci saremo anche noi. Beh, di sicuro con una formazione diversa, di sicuro 4 gol magari non li prendiamo, ecco. Sono milanista, vi guardo sempre lo stesso e complimenti. Con tutte queste cessioni in arrivo, io vi consiglierei al nostro discapito il signor Lukaku. Saluti da Samuele, cioè lui dice che se dovete fare delle cessioni, perché per comprate ormai ha preso Lukaku. Un a me Lukaku piaceva quando era all'Anderlecht. Lo dovrei prendere lì. Cioè, ormai guarda, lui l'hanno pagato quasi 40 milioni di Everton, 35 se non ricordo male, l'anno scorso, due anni fa. Ha fatto praticamente già questa stagione quasi 30 gol, 26 se non ricordo male, e oggi è uno che si muove per non meno di 50 milioni. Tra l'altro con il procuratore Raiola, auguri, sinceramente mi sembra veramente già off limits per le squadre italiane. Stefano Nix, il nostro paracadutista, si è lanciato, si è fatto. Però fino alla fine forza Juve, ma ti sei lanciato e c'era anche Postman, perché noi aspettiamo sempre il lancio in tandem, esatto, tra tuo e di Postman, cioè questo qui mi sa che è un lancio tuo, non quello di Postman. Oscar è la brutta copia di Morfeo, secondo il tabaccone, ma no. Un po' esagerato. Però a me quello che non piace di Oscar è, da quello che mi pare di capire, un po' caratterialmente molle, un po' mollo, come direbbe Malesani. Ecco, questo sinceramente non me lo fa piacere moltissimo, anche a me, insomma, verrebbe da prendere magari più qualcun altro. Ecco, e mentre invece ancora c'è il nostro amico Cartocci, che dopo l'astrologa ci fa un'altra base, che scatenatissimo ci dice, sì. Ma De Sciglio? Sì. È buono per la Juventus, ma per me è ironico, perché dice, l'avete criticato, è un giocatore che, così com'è in questo momento, non è buono neanche né per il Milan né per nessuna squadra, perché a me francamente in questo momento De Sciglio è impresentabile. Pinta la puttana di proprio prima, impresentabile. Un De Sciglio com'era il primo anno al Milan, se ritorna a quello di sicuro potrebbe esserci utile. Guarda, io te la butto lì, poi tra un po' quando vai in pubblicità io devo scappare. Ma dove vai? Devo scappare. Ma mi lasci da solo? Ma ti lascio con i nostri amicissimi, che tanto ti riempiranno di tweet. Tanto tra poco, però lo vuoi sentire Nerozzi? Adesso mi collego. No, lo sento di là mentre scrivo il pezzo, tanto mi serve anche. E detto questo, te la butto là. Kovacic a te piace? No, per niente. No? No, a te piace. Un sorrisino, fai un po' il sorrisino. Se vai nella Juve... Fai un po' il sorrisino. Nella Juve... Dove tutto funziona. No, inquadriamolo bene, aspetta, inquadralo bene. Inquadralo bene, scusa. Qual è la 2, la 3? Kovacic. Cade anche, vedi? Guarda che Kovacic... A me non piace, devo dirti la verità. L'ho criticato tanto già quando era all'Inter. Vedi che anche lo scaricano al Real Madrid. Non ti preoccupare. Ma a certe cifre io un tentativino lo farei, sai. Tu dici? Ma... Io preferisco Isco, se dobbiamo investire, perché Isco costa di più. Isco costa ti di può più. Fare sia la mezzala, che secondo me è il suo vero ruolo, sia il trequartista. Quindi un tentativo lo farei. Questo è un 94, è ancora tanto da dare, non lo so. Poi ci chiedono di Hernanes, resterà Hernanes? Se non arriva un santo dalla Cina che se lo prende, direi di sì. Senti, devo andare in pubblicità, però tu non te ne vai, perché io non ti disancoro. Da. Resti ancora qui, ti senti ancora la telefonata di Nero, perché adesso lo chiamiamo. Te pubblicità. Va bene. Sentite la voce ma non capite le parole? Fate fatica a sentire i vostri amici quando siete in compagnia? Vi perdete qualche parola dei vostri nipotini? Allora avete bisogno di Ghost, il microamplificatore acustico assolutamente invisibile e accessibile a tutti.
Chiamate per informazioni e per prenotare il test gratuito dell'udito direttamente a casa vostra. Risolverete il vostro problema e nessuno se ne accorgerà, perché Ghost è piccolo, comodo, pratico, assolutamente invisibile. Dovete alzare eccessivamente il volume del televisore? Dovete farvi ripetere più volte le parole? La soluzione è Ghost, il microamplificatore acustico accessibile a tutti. Risolverete il vostro problema e nessuno se ne accorgerà, perché Ghost è piccolo, comodo, pratico, assolutamente invisibile. Potete regolarlo da soli mano a mano che vi accorgerete di sentire meglio. Sentire bene è importante. Se non sentite bene, se non sentite più, non riuscite a interagire con gli altri, perdete le vostre relazioni, rischiate di isolarvi. La soluzione è Ghost, garantito e certificato. Prima ero costretta ad alzare il volume della TV, ma non riuscivo comunque a seguire i miei programmi preferiti. Ma con Ghost adesso ci sento. Oggi è venuta a trovarci Benedetta, che è una delle consulenti che vengono a casa vostra quando voi richiedete telefonicamente il test gratuito dell'udito. Qual è la prima sensazione che hanno i nostri clienti quando tu arrivi a casa loro? Non pensano di trovarsi di fronte ad un test altamente tecnologico come quello che offriamo con il nostro sistema, ma fare questo autotest li rende più partecipi e consapevoli di quello che andremo poi a proporgli. Lei dovrebbe vedere le loro espressioni quando facciamo provare questo microamplificatore. E cominciano a sentire per la prima volta dopo tanto tempo i primi rumori. Subito si vogliono guardare allo specchio per notare se si vede e se qualcuno può vedere che indossano un microamplificatore. E puntualmente non si vede niente. No, non si vede assolutamente niente, perché il nostro microamplificatore Ghost è invisibile. E le parole che voi avete sentito sono la testimonianza migliore per dirvi che mettervi in contatto con noi è il modo migliore per che cosa? Ma naturalmente per cercare di sentire come prima. Con Ghost adesso ci sento. Prima avevo difficoltà a seguire i discorsi dei miei amici, ma con Ghost adesso ci sento. Chiamate per informazioni e per un test gratuito dell'udito direttamente a casa vostra. Con Ghost potrete dire adesso ci sento. Perché abbiamo intercettato Massimiliano Nerozzi all'aeroporto di Caselle, appena rientrato da Monaco, però non ha la batteria carichissima. Sentiamo se l'abbiamo ancora in linea. Max? Ciao, buongiorno a tutti. Oh, ciao, scusa, se ti abbiamo fatto aspettare perché l'abbiamo chiamato nella pausa. Allora, ne approfittiamo subito. Bonucci, abbiamo mandato in onda tra l'altro i tuoi video che sono stati preziosissimi con le battute di Bonucci e lui che zoppicava dentro l'Allianz Arena quando è uscito. Situazione, tu che cosa puoi dirci? Sky diceva leggero stiramento. Sì, cioè dovrebbe fare, ho già fatto stamattina, mi aspettiamo di referto, la risonanza magnetica. Io spero che sia confermato l'ottimismo di ieri sera, che soprattutto diceva Sky. Io non ho visto benissimo, nel senso che zoppicava e sai, se è uno stiramento comunque un paio di settimane ci vanno. Cioè, io non penso che sia una semplice contrattura perché zoppicava troppo. Secondo me il rischio più grosso è che possa andare il Milan. Che quello ci domandava, perché tanto con l'Empoli non giocava che era squalificato. Quindi. No, certo. Senti, hai per caso notizie anche di Khedira, visto che eri lì a Monaco? Khedira, ci hanno detto i tedeschi che era aveva un indurimento del quadricipite, un affaticamento probabilmente, si sono sentiti con lo staff medico della Juve e giustamente dove l'ha mandato in tribuna, non era neanche in panchina, insomma. Quindi era inutile rischiarlo. Ti risulta mica che la Juve farà ricorso per Khedira? Guarda, voleva farlo, io poi non ho guardato quando erano i tempi perché poi sono andato via con la nazionale. L'intenzione era di farlo perché c'era la famosa differenza tra ingiuria e offesa ai Zoghi rispetto al vocabolo. In teoria dovrebbe cambiare una giornata, insomma. Non so quante chance sì, infatti. Ultima cosa, visto che abbiamo letto il tuo articolo di oggi, sta questione di Benatia, cioè ci dici qualche cosa? La mia sensazione è che Benatia, sì, la mia sensazione è che Benatia, cioè il Bayern voglia assolutamente liberarsi di Benatia. Ma perché?
perché ha giocato sì e no sei mesi come professionale a Roma, si è fatto male due volte, quest'anno non ha quasi mai giocato seriamente, ha preso peso, insomma diciamo che non ha avuto un grandissimo secondo anno al Monaco, al Bayern. E il tentativo della dirigenza tedesca è di quello di infilarlo nella trattativa di Coman, ma la Juve non ci pensa neanche, insomma. È un giocatore che è piaciuto, che si è assoluto a Marotta l'anno scorso, e penso che 24 milioni di euro, che era la prima valutazione, sia una cosa folle per un giocatore sì di 28 anni, ma che, ripeto, è reduce da gravi problemi, seri problemi fisici. Basta ricordare l'ottavo di finale con la Juve, sulla fuga di Morata, insomma, Benatia era completamente imparato. Poi chiaro che con la Roma fece molto bene, a Udine ha sempre avuto i problemi fisici. Secondo me è un giocatore che si può prendere, ma a determinate condizioni economiche, senza fare follie. Quindi praticamente ha un prezzo che non è quello, insomma. E poi soprattutto vuole i 28 milioni la Juve per Coma. Ma sai, la Juve ha il prezzo biennale che è sui 7 milioni e 8, e poi si è riscato a 20. Già è stato un grosso sacrificio dare via Coma, insomma. Molti, io compreso, l'avrei tenuto, dopodiché se decido di venderlo, almeno... Almeno monetizzare, certo. Matteo vuole farti una domanda. No, sul discorso Benatia, credi che venga per prendere il posto di Casares, anche intendo interno della rosa, come riserva, ecco, praticamente? O un titolare? No, può essere, perché non penso che Casares venga rinnovato. Sai, il profilo di Benatia farebbe comodo alla Juve, perché è abituato a giocare centrale, anche a due buoni piedi, e sarebbe, diciamo, un sostituto di Bonucci, perché adesso in rosa non c'è. Potrebbe farlo Rugani, vediamo se Rugani gli sarà data questa fiducia o verrà tentato, perché oggettivamente sul cambio di Bonucci la rosa è scoperta, tant'è che Bonucci ha giocato 3650 minuti, mi sembra, insomma, è nettamente quello che ha giocato di più. Certo. Senti, allora ti lasciamo andare, perché sappiamo che hai il cellulare che praticamente sta per esaurirsi. Sì, per tutte le informazioni riguardanti più dettagliate su Bonucci, Evra, che dire, ci sentiamo domani, va bene? Sì, penso che oggi ne dovremmo sapere di più. È chiaro che conterà parecchio, perché insomma in questo sprint per lo scudetto la presenza di Bonucci penso che sia abbastanza determinante. Ecco, di Evra ti è arrivata qualche notizia in più delle nostre? Cioè che lui... Sì, di Evra i colleghi francesi diceva che lui ha avuto una distorsione verso il 36esimo del primo tempo, è stato cambiato all'intervallo, deduco che sia giocato 9 minuti, sicuramente la caviglia sarà stata ancora calda, quindi non si tira dolore, però insomma se fosse una cosa grave sarebbe uscito subito, non avrebbe giocato 9 minuti sopra. Sì, anche perché mi sembra una persona, cioè, che non magari è magari una distorsione semplice e in un giorno, in due giorni si risolve. Sì, ma anche perché Evra non mi sembra un incosciente, ecco, non è uno che... No, e poi soprattutto insomma, con la sua esperienza penso che conosca a sufficienza il suo corpo. Senti, tu eri a Monaco di Baviera quando è andato Raiola lì a Vinovo, ma hai saputo qualcosa in più del perché Raiola è andato a Vinovo? Visto che tutti qua sono partiti con congetture, Lukaku, Mkhitaryan. Ma sai, Lukaku e Mkhitaryan sono due giocatori che Raiola ha e che alla Juve sono piaciuti e piacciono. Lukaku, a meno di colpi di scena, la vedo un po' dura, perché ha grande mercato in Inghilterra ed è stato pagato tanto e verrà pagato molto. Mkhitaryan piace, insomma, non è una novità, la Juve l'ha trattato. Oggettivamente con il mercato che si profila da Juve, cioè Morata forse via, Pogba chissà, io non so se Mkhitaryan sia un giocatore delle dimensioni. Sì, a me non piace, devo dirti la verità. E devo dirti che ieri sera, guardando la Germania da vicino, è facile dopo un 4-1, però Draxler potrebbe diventare davvero un grande giocatore. Non tocchiamo quel tasto di Draxler, va, per favore, che sai benissimo tu meglio di me com'è andata la faccenda di Draxler. Più che altro, noi ci domandavamo, ma cioè, per trattare Mkhitaryan, Lukaku e tutti gli altri, Raiola deve per forza andare a Vinovo, non può sentirsi per telefono. Non penso.
Cioè, va lì per altri motivi, magari per trovare Nedved, per chissà, per trovare qua, magari. Si conta che lui ha anche molti giovani, Sì, Keen, anche questo giovane Keen. Lui ha anche molti giovani e anche bravi, quindi non è sottovalutare questo aspetto qua. Vabbè, senti Max, grazie, buon rientro in redazione, grazie mille, ci sentiamo domani, ok? Ciao, buona giornata. Grazie, ciao. Ma al solito ci ha dato le nostre qualche informazione, però vedi che è sempre molto prezioso. È sempre uno dei numeri uno sulla Juve, poi è veramente... Sì, no, sulla Juve sa praticamente, è sempre informatissimo. Allora, devi andare tu? Sì, mi spiace. Devi proprio andare? Le cose belle durano poco. Adesso quindi... esageriamo. Vabbè, senti, ci sentiamo... Chi viene al tuo posto? Provo a mandarti Dodo Lunghi. Va bene, mandami Dodone, dai. Andiamo in pubblicità e dopo ci sarà... No, poi abbiamo anche i nostri video, quindi andiamo avanti con i nostri video. C'è Postman, c'è Radice da Torino, c'è il nostro poeta da Rolo, non ricordo più dove. E poi magari Pompiglio un giorno si sveglia. L'aspirante poeta da Rolo. Si sveglierà un giorno Pompiglio, no? Non lo so, io provo a chiamarlo, però non si sveglia. Niente, non so. Questo è Numa. È Numa, sì. Viene sicuramente sarò lì e non si è ancora svegliato. Bene. Ciao Matteo, ciao, ci sentiamo, ci svegliamo. Ciao. E voi restate qua. Che c'è, Antonio? Mio figlio, c'ha la testa calda quello lì. Dagli tempo e non giudicarlo dalle scelte che fa, perché da quelle scelte verrà fuori il meglio di lui. Bravo. Divertiti con oltre 100 giochi di slot machine su 32red.it, tra cui Thunderstruck, Jurassic Park e la slot del film blockbuster Terminator 2, con una vincita massima di 450.000 euro. Online, da tablet e dal tuo smartphone. Iscriviti ora a 32red.it e ottieni subito 10 euro di bonus gratuito. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Ancora una volta il grande basket su Milan Now. Non perdere nemmeno una partita della storica pallacanestro Cantù. Segui gli incontri di campionato ogni lunedì alle 22.30. Ma non solo, i match più importanti della Lega Serie A e della Europe Cup in diretta in esclusiva. Milan Now, canale 191. Per il momento sono rimasto solo, dovrebbe arrivare qui a momenti Dodo Lunghi, però adesso comunque ci siete sempre voi che mi tenete compagnia con le vostre tweet e le vostre mail che io leggo, come vedete puntualmente. Qui c'è una bellissima foto di Giuseppe che ritrae Morata con la sua nuova fidanzata, bella fidanzata. Speriamo, dice Giuseppe, che lei lo trattenga in Italia e alla Juve, ma io penso che oltre che lei, che è una bellissima ragazza, cioè lui vorrà... preferisce restare alla Juventus perché sa che la Juventus comunque gioca. Se va a giocare a Real Madrid, non penso ritorno al Real Madrid, avrà lo stesso trattamento di quando se ne partì, cioè veramente che posto sicuro non ce l'ha, soprattutto se rimarranno lì Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale e tutti gli altri, quindi è molto più facile per Alvaro trovare posto qui alla Juventus. Poi è anche vero che cioè stare compra, mettere lì soldi, mettere denaro, far vedere, mettere lì denaro sul tavolo e loro, come dice Lotito, far vedere cammello. Quindi vedrete che si risolverà così. Poi se la Juve non è interessata al 100% ad Alvaro Morata, lo rimanderà indietro. Comunque noi confidiamo nella sua bellissima fidanzata. Non è che lo scrocchio che di Bonucci, dice Davide, è stato causato dall'elastico delle mutande da qualche fagiolo. Fagiolo adesso, dai raga, Davide, no, dice scherza. Che sfiga. Ciao Marcello, facciamo un in bocca al lupo, dice Cristian, alla Juve Primavera, che oggi gioca la finale del torneo di Viareggio. Già, perché oggi alle 15 c'è Juventus-Palermo. Palermo che due anni fa era campione d'Italia, Primavera, quindi una squadra molto forte, due bravissimi attaccanti. C'è il dubbio Castanos nella Juventus per quanto riguarda la finale, però io vorrei tanto... Oltre che chiaramente veder vincere la Juventus, perché fa sempre piacere vedere la Juventus Primavera vincere il trofeo Primavera, ne abbiamo vinti parecchi, ma vorrei tanto che la Juventus tornasse a vincere un campionato Primavera, perché da tantissimi anni, l'ultimo l'ha vinto anche il Toro, proprio i cugini che così, che hanno pure festeggiato del Toro per la vittoria nel loro campionato, nel loro campionato Primavera. Ecco. Poi c'è sempre poi qualcuno che fa il furbacchione qui su Twitter e sulle mail. Allora, vi dicevo dei video, ne ho tre o quattro da far vedere,
che ci sono arrivati anche in questo periodo di vacanziero, per le vacanze di Pasqua. Allora, tolgo la musica e andiamo a vedere, vi dicevo, di il nostro amico Andrea Radice, nostro collaboratore, che tra l'altro lui è vice direttore di Affari Italiani, oggi è impegnatissimo con un ministro, è lì impegnato, mi sembra all'Expo o da qualche altra parte, in qualche sede qui a Milano, che sta facendo una conferenza stampa e quindi non può assolutamente partecipare oggi a J-Land, però era a Torino, ha incontrato due signore juventinazze che lo hanno fermato dicendo ah, lei è quello di J-Land, e le ha filmate, ci ha mandato il video, eccolo qua, l'incontro con queste due signore juventinazze a Torino da parte di Andrea, guardiamolo. Eccoci qua Marcello, siamo in centro a Torino e abbiamo incontrato due nostre amiche juventinazze che fanno il tifo da tanto, da quando siete ragazze. Dal 67. Dal 67, guardate qui, borsa con simbolo della Juve. Aspetti che come giro. Si chiama lei signora? Silvana. Silvana, la signora? Marina. Marina. Marina, Marina, guardi, e Silvana, guardi, guardi. Eccolo qui. Fai un polino. Adesso facciamo suonare il telefono della signora. Fantastico. Fantastico, bravissime. Adesso lo spengo, sì, dai. Abbiamo sentito che c'è l'inno della Juve sulla suoneria, ma di più. Adesso ci dite. Noi siamo anche abbonate. Abbonate allo stadio. Allo stadio. Secondo Sergio, anello, tribuna secondo, est. Magnifico, magnifico. Da moda. Benissimo, e adesso insieme salutiamo Marcello. Ciao Marcello, e facciamo forza un bel Juve. Fino alla cima. Fino alla cima. Fino alla ciao cima. Marcellone, forza. Ciao Luma. Eccolo, ciao. Grazie e anche signore. Anche a caccia. Grazie mille. Ricevuto i saluti sia per Iacaccione sia per Numa che non si è fatto vivo oggi, chissà dove è andato a finire, da parte di Silvana e Marina, che erano attrezzatissimo, ho visto, cioè il telefonino con la suoneria e la borsa e la fascetta lì per il braccio, cioè erano tutto queste signore, molto attrezzate, le ringraziamo per i loro saluti. Andiamo a vederci un altro video, visto che ci siamo, andiamo dal nostro amico aspirante poeta Dirò, vediamo questa volta che cosa ci ha mandato, vediamo un attimo, questo è il suo video, aspetta, lo posiziono bene, aspetta, eccolo qua, il nostro aspirante poeta, sentiamo che cosa ci manda a dire con tutta una dei ragazzini, suo figlio, non so, adesso sentiamo bene che cosa ci dicono. E della Lega. Ciao Marcello, ciao a tutta J-Land, eccoci da Barcellona, gli aspiranti goleador, aspiranti campioni e anche qualche interista, vabbè, ma va bene tutto, perché siamo in gita a premio per questi ragazzi campioni, campioni nel calcio e campioni anche sportivi. Ciao a tutti gli juventinazzi e forza Juve da Barcellona! Questo è il video del nostro aspirante poeta, questa volta senza poesia. Ha fatto che mandarci un saluto con tutti questi ragazzi, con uno è suo figlio, che è un aspirante goleador. E ancora c'è, poteva mancare il nostro postman? No, postman chiaramente ci ha mandato anche lui il suo video pre-Juve-Empoli, insieme a tu, anche lui con la sua nidiata di figli. Sentiamo che cosa ci manda a dire. Postman, eccolo qua. Oh, eccoci qua con tutta la curva sud bianconera della famiglia Petrelli, giusto? Sì. Quindi salutiamo Marcello, Chirico e tutti gli amici di Vincere, dal vostro Delio Luis De Pastore. Allora, caro Marcello, velocissimamente sta per passare la Buriana delle nazionali, però noi chiaramente abbiamo già il pensiero per sabato. No, noi già siamo concentrati, pronti in trincea per sabato prossimo, per Juventus Empoli. Oh, poi tra l'altro sabato è un compleanno, è un giorno speciale, perché è il compleanno di... Compleanno mio, Marcello, faccio 36 anni, quindi chiaramente io il regalo che voglio è la vittoria della Juve, giusto? No? Voglio soltanto questo regalo, i 3 punti dalla Juventus, giusto Franci? Sì. Giusto? Va bene, velocissimamente. Ecco, ha detto la sua anche Alessandro, salutiamo a tutti e ovviamente fino alla fine, forza! Perché andiamo a pacco. Mi rovina sempre il finale. Fino alla fine, forza!
tutti. La famiglia Petrelli è sempre divertente, è vero, ti rovinano sempre il finale, Postman, ogni volta che gli chiede una cosa il figlio gli dice un'altra. Vabbè, comunque sono sempre simpaticissimi e tra l'altro ti facciamo tanti auguri, visto che ci hai detto che fai compleanno, tanti auguri anche a te per il tuo compleanno e speriamo che la Juve appunto ti regali una bella vittoria. Vado a leggere un po' di... Ah no, c'è Maurizio, allora, non posso mancare di far vedere anche il nostro Maurizione, Maurizio Petrone che ci ha mandato il suo video, aspetta che lo posiziono per bene, aspetta che vado qua ad ingrandire, ecco qua, perché sapete che io devo fare tutto da solo. Maurizione, sentiamo il suo messaggio dopo le partite della Nazionale, visto che la Juve non gioca, sentiamo che cosa ci dice. Ciao Marcello, ciao Juventinanzi, oggi volevo fare i complimenti alla nostra squadra primavera perché è il finale del torneo di Viareggio, in finale di Coppa Italia, quindi complimenti, anche se ci hanno fatto giocare per la prima volta nella storia nel campo della Spezia, stranissimo. E poi si lamentano gli interisti già da piccoli, cioè già il torneo di Viareggio li insegnano praticamente a lamentarsi da sempre. Che mi ricordo Maurizio, è vera, cioè nel senso che in un primo momento avrebbe dovuto la partita tra Juve e Spezia essere giocata, mi sembra, a Lucca, se non vado errato, poi però è stato improvvisamente spostato sul campo della Spezia, però abbiamo vinto lo stesso, quindi va bene così, insomma, anzi ancora meglio, sul campo proprio loro, in casa loro li abbiamo battuti, quindi. Marcello, sai se fanno vedere la finale di Viareggio in televisione? Se mi pare di sì, Matteo, sulla Rai, su Rai Sport la trasmettono. Poi sentiamo Salvatore. Ciao Marcello, secondo te Zaza resta la Juve? Saluti da... Ah no, è Daniela, la mia compagna. Ah, saluti... Ah no, Salvatore dice, fa la domanda, dice Zaza resta la Juve, poi dice che mi manda i saluti da parte di Daniela, la mia compagna super juventina. Però Salvatore, hai una compagna super juventina, fatti un video con sta compagna super juventina e mandacela. Guarda i nostri amici, l'aspirante poeta, Postman con tutti i figli, l'aspirante poeta lì con tutta una squadra di bambini, le signore. Mandaci anche tu, Salvatore, un video con Daniela, dai. Comunque, Zaza resta la Juve. Secondo me, io penso che Zaza resterà la Juve, perché non ci sono al momento da parte sua desiderio di andare via e la Juventus di venderlo. Poi durante il calciomercato, me ne segnate voi, può succedere sempre di tutto. Io penso che la Juventus non andrà a toccare più di tanto l'attacco, soprattutto se dovesse perdere Morata, Zaza resta, a maggior ragione resta. Secondo me non andremo a toccare il reparto d'attacco. Andremo magari a rinforzare il centrocampo e la difesa. Questi penso che siano gli ritocchi che andremo a fare nella prossima campagna acquisti. Poi dipenderà tutto adesso per quanto riguarda Morata, sta benedetta recompra, se lui deve tornare per forza al Real Madrid, se vorrà andarci. Cioè è una trattativa che si farà e sarà importante, perché lì decideremo anche che cosa fare, come muoverci anche per quanto riguarda quel reparto lì, perché se resta Morata, secondo me restano tutti e quattro. Poi ci sarà da eventualmente riscattare Cuadrado, anche se tutti mi dicono, da Massimiliano Nerozzi per primo, Cuadrado tornerà al Chelsea, anche perché è tornato quell'altro, e quell'altro sapete che lo voleva alla Juventus già 2 anni fa, adesso ce l'ha in squadra, figurati se farà mai un piacere alla Juventus e ad Andrea Agnelli, col quale non mi sembra che i rapporti siano tornati di nuovo idilliaci come una volta, non mi pare. Mi pare che con Marotta si siano un po' aggiustati, con Agnelli non penso che siano tornati di nuovo ai tempi di 4 anni fa, ecco, cioè, mi sembra che l'acqua lì sia ancora abbastanza, le acque siano abbastanza agitate, quindi non penso che Conte farà un piacere ad Andrea Agnelli, quindi se potrà trattenere Cuadrado. Io spero che riusciremo a trattenerlo, proprio perché Cuadrado secondo me è importante, però vediamo. Andiamo a leggere un po' di mail, perché ne continuano ad arrivare. Ciao Marcello, sono Marco della gelateria Felix di Spotorno. Ah, ciao Marco, tanti saluti e promettimi di portare Numa Spotorno in gelateria. Sì, Marco, quello non viene qua.
te lo devo portare in gelateria. Quello doveva essere qua stamattina a fare la trasmissione con me. Guarda te, non si presenta, viene a Spotorno. Ma speriamo che si presenti almeno oggi, boh, non lo so. Comunque, ciao, ci facciamo. Io di sicuro verrò a Spotorno quest'estate, quindi ci vediamo magari nella tua gelateria e ci facciamo un selfie insieme. Anche perché magari poi quest'estate ci saranno anche delle grandi novità, perché poi sapete che sta per scattare J-Planet sul canale 63, quindi ci saranno tante cose anche ad agosto che faremo magari anche in diretta, da diretta registrata, vediamo, da Spotorno. Quindi restate sintonizzati ancora sul canale 63, che dove adesso potete ancora vedere Top Calcio, così come sul 62, però prossimamente da 18 aprile partirà J-Plan, una nuova avventura tutta bianconera dedicata ai tifosi della Juve che stanno guardando appunto anche con me adesso J-Land. Cosa dice qui, amici bianconeri? Vi sto dando la possibilità di essere i primi a porre il problema dei giocatori del vivaio nella rosa di 25. Il problema è molto grande perché limita il numero di possibili acquisti. E anche se lo rispondete a me, vale la pena parlarne. Sì, Fabrizio da Cortona, ma poi scusami, non è che magari hai mandato altre mail, però siccome ne arrivano tante, non è che posso andare a ripescare tutte le mail che ci mandate. È sicuramente un problema, che, siccome poi bisognerà inserire la nostra rosa dei giocatori, ma ci sono dei giocatori interessanti che possono essere magari inseriti, proprio da Castanos, Clemenza, sono giocatori, Clemenza che purtroppo si è infortunato e ha finito la stagione, però sono giocatori interessanti. Romagna secondo me è il giocatore più interessante al momento della rosa, è più pronto per fare già subito il salto in Serie A, quindi sicuramente qualcosa attingeremo. Sapete benissimo che a noi piace pescare nel nostro vivaio e pescare giocatori anche italiani. Castanos non è italiano, è ciprota, però Romagna e Clemenza sono italiani, sono giocatori che sicuramente, se faranno bene, potrebbero magari fare il salto di qualità, anche se spesso dei bravi giocatori come loro vengono testati dalla Juventus in altre squadre, proprio per vedere se, come è stato per Marchisio, come fu per Giovinco, come fu per Rugani, cioè li si testa magari in qualche squadra prestandoli e poi magari li si fa ritornare alla base. A proposito di tornare alla base, J-Land, tornateci tra poco, perché adesso vado in pubblicità, poi al rientro staremo ancora insieme mezz'ora. Tra poco arriva anche il nostro amico di Fantasfida, così vi diamo anche qualche consigli per la prossima giornata di torneo di Fantasfida. Quindi restate qua e vi leggo ancora un po' di mail, purtroppo oggi non abbiamo grandissime notizie di Bonucci e Vrà, e che dire, abbiamo già parlato, le notizie peggiori arriverebbero da Bonucci, però al massimo saranno 2 settimane, che sono poi 2 settimane in fin dei conti. Pubblicità. Per noi fare innovazione per l'ambiente significa saper vedere. Dove c'era una raffineria tradizionale, abbiamo visto una bioraffineria. E dove c'era un diesel, abbiamo visto un diesel nuovo, che grazie al 15% di componente rinnovabile contribuisce a ridurre le emissioni di CO2. Abbiamo l'energia per vederlo, abbiamo l'energia per farlo. Sei un nostro affezionato telespettatore? Chi Amor di Caffè ti ha riservato una promozione che non puoi perdere. La macchina del caffè Mitec M8 del valore di 129 euro ti verrà recapitata direttamente a casa tua se aderirai alla nostra offerta. Acquistando infatti 75 capsule di caffè Illy e 75 capsule di caffè Mitec a soli 58,50 euro IVA inclusa, riceverai compreso nel prezzo la macchina del caffè Mitec M8 pagando solo 9,50 euro di spese di spedizione. Chiama ora per informazioni il numero 0294 30 0073. Diretta ancora con J-Land. Allora, abbiamo qualche video ancora da far vedere? Sì, abbiamo qualche video. Allora, cominciamo da Fabio Pezzotte, il famoso Fabio, quello di Famolo Strano. Ci ha mandato un video al volo, questa volta in versione canterina. Ma aspetta, che però abbiamo la musica in sottofondo, la devo levare perché sennò poi non si sente Fabio, perché canta lui. Sentiamo Fabio, eccolo qua, Fabio, vai Fabio. Vamos, vincere vinceremo, forza Juve, ciao e alla prossima.
il video flash di Fabio. E poi invece abbiamo da Taranto la nostra Cinzia con i suoi 1000 gadget bianconeri che ci ha mandato il suo video, e vediamolo allora, vediamo che cosa ci dice Cinzia da Taranto. Ciao Marcello, allora colgo l'occasione perché voglio fare tanti auguri a Cesare di buon compleanno. Oggi è il compleanno di Cesare e volevo dare un augurio a un grande juventinazzo, auguri Cesare. Mi ha stretto il cuore il 16 marzo quando la Juve ha perso col Bayern, siamo rimasti tutti male, ma vedere te che piangevi è stato ancora più brutto da affrontare. Ci sono stata male una settimana, ma è passata. Io so con certezza che la Juve, la Champions, prima o poi la vincerà, Marcello, è solo questione di tempo. Altri non si sa cosa faranno, chi se ne frega degli altri. Allora Marcello, per sabato con l'Empoli crociamo le dita e sempre fino alla fine forza Juventus, e ancora tanti auguri a un grande juventinazzo come Cesare Pompilio. Fino alla fine Cesare, forza Juventus. Qua, questa era Cinzia che ha fatto gli auguri a Cesare, ma Cesare il compleanno lo faceva ieri, e poi Cesare veramente, cioè, ti fanno gli auguri, tutti che pensano a te, cioè, ti salutano tutto, e tu che fai? Non vieni, ti presenti nemmeno oggi. Ma Cesare, mamma mia, Numa oggi. Leggiamo un po' di mail. Il 9 aprile, ci riferisce Francesco, sarei potuto andare a San Siro con la mia ragazza milanista, perché c'è appunto Milan-Juve, ma mi hanno fissato un impegno non spostabile, quindi nemmeno in TV potrò seguirla. Chiamasi sfiga come per gli infortuni della Juve, Francesco da Milano. E ci dispiace molto, Francesco, che tu non potrai essere allo stadio. Mentre su Numa, ecco, vedi, arrivano messaggi su Numa. Questo era sempre lo stesso, quello di prima, di nostro amico da Spotorno. Allora vado sui tweet. Matteo, parlando di giovani, non dimentichiamoci di Cherry, cioè, è giusto, che ieri ha segnato anche contro l'Andorra. Bravo Matteo. Ciao a tutti, anche oggi grande puntata. Ma oggi abbiamo pochissima roba, Matteo. Purtroppo non abbiamo grandi notizie. Cerchiamo di sopperire con i vostri messaggi e con un po' di filmati. Quadrado ha un prezzo per il riscatto, se la Juve lo vuole lo prende, Conte non può opporsi, ci ricorda Luigi. Sì, ha un prezzo, ma noi non abbiamo il diritto di riscatto, questo è il problema, Luigi. Cioè, non c'è, mentre il Bayer ha il diritto di riscatto su Coman, noi non abbiamo il diritto di riscatto su Quadrado, quindi non possiamo esercitarlo, perché ci fosse stato il diritto di riscatto magari qualcosa avremmo dovuto fare in più. Dipenderà tutto dal Chelsea, dipenderà da Conte se si metterà in mezzo. Quindi io sono cittadino onorario di Spotorno, dice Mimmo il Tabaccone, quest'anno all'Hotel Tirreno farai ancora qualche presentazione? No, all'Hotel Tirreno ne faremo di tutto e di più. Devo dirti la verità, perché presentazione non penso che avrò tempo per scrivere altri libri, però di sicuro ne combineremo, quindi se passi da lì te Baccone, così almeno ci conosciamo. Ciao Marco, perché tu dici sono cittadino onorario di Spotorno? Tu mai visto lì a Spotorno? Ciao Marcello, sto guardando Genetti, voglio chiedere perché mi hai bloccato su io? Ti ho bloccato, Gianluca, ti ho bloccato io? Boh, non so, ci sarà stato un errore, infatti anche tu vedi che lo scrivi. Allora, i video li abbiamo visti tutti. Riusciamo a collegarci con la nostra amica? Ah, non avete il nome. Allora, visto che prima c'è stato qualcuno che l'ha invocata la nostra astrologa, facciamo una cosa, faccio che andare in pubblicità, così vi ti do il numero, così almeno la chiamiamo e facciamo quattro chiacchiere con lei su Juventus e sentiamo che cosa... Però voglio dirvi, sulla questione del Bayern Monaco, ve lo spiegherà anche lei, però è arrivata tanto così vicina dal prenderci, ragazzi, ce l'ha detto anche Matteo, cioè l'avessero tutti un'astrologa come la nostra, quindi prima di dire che Silvi non è brava, chiaro che non è infallibile, se fosse infallibile, cioè, lavorerebbe da tutte le parti, sarebbe miliardario se ogni cosa che dice lo azzeccasse. Non è semplicissimo, però lei va sempre molto vicina e spesso, molto spesso le azzecca. Ricordiamoci soltanto la striscia positiva della Juventus in campionato, lei tutte le 15 vittorie le aveva azzeccate tutte, compreso
poi il pareggio di Bologna, che ci aveva detto a Bologna la vedo dura, è difficile vincere. Quindi anticipo un attimo la pubblicità, così ci mettiamo in contatto con Silvi, la chiamiamo e ci facciamo quattro chiacchiere con lei. Restate qua. Non Salvatore. Non ne hai nascosto qualcosa? No, mai. Male. Piccoli segreti per scoprire sempre qualcosa di nuovo. Divertiti con oltre 100 giochi di slot machine su 32red.it, tra cui Thunderstruck, Jurassic Park e la slot del film blockbuster Terminator 2, con una vincita massima di 450.000 euro. Online, da tablet e dal tuo smartphone. Iscriviti ora a 32red.it e ottieni subito 10 euro di bonus gratuito. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Pronto? Se sto lavorando? Beh, diciamo in un certo senso sì, sto preparando la prossima puntata di Tanta Salute. Beh, parleremo di massaggi, di come perdere chili di troppo, di rughe, ma soprattutto scopriremo come avere un sorriso smagliante. Comunque non ti posso svelare tutto adesso, Eccoci qua, di nuovo in diretta. Allora, abbiamo la bellezza di 15 minuti, tra l'altro è arrivato Simone Cristicchi con noi, come ti chiama Numa, sai che oggi non è venuto Numa, non si è presentato, dorme, ciao Simone. Bene. Di Fantasfida, parliamo poi della giornata, così ci dai qualche sì. consiglio per giocare questa settimana, visto che si riprende di nuovo il torneo. Sì. Adesso invece ti faccio ascoltare, perché siamo in contatto con la nostra donna delle stelle, no? Ti ricordi cosa aveva detto per il Bayern Monaco? Sì, che saremmo andati, che avremmo potuto quasi qualificarci. Sì. Oh, fino al 91esimo ce l'ha riuscita, poi dopo non c'è riuscita, ma gliene vogliamo fare una colpa? No. Io non gliene farei una colpa. Ciao Silvi. Ciao. No, perché tu ti sai, tutti. Qualcuno ironizza chiaramente su questa cosa, che tu hai sbagliato, ma francamente, cioè io francamente non riesco a fartene una colpa, Silvana, perché tu sei andata veramente a un passo dall'azzeccarci, ci avevi detto che avremmo fatto una grande partita, l'abbiamo fatta, abbiamo rischiato di qualificarci. Poi chiaramente se tu fossi infallibile tutto il mondo ti cercherebbe, no? Giusto? Ma a parte quello, l'ho sempre detto che non sono la Madonna, nel senso che non posso essere sempre, però la partita dagli astri si evinceva che aveva degli astri superlativi la Juve, mentre il Bayern aveva tante quadrature brutte e anche Guardiola aveva solo il sole ben messo, tutti gli altri malmessi, quindi deduco che a volte, come in questo caso, l'unico caso di cui ho sotto mano, a volte c'è l'imponderabile oppure altre cose nascoste di sotterfugio che fanno sì che, diciamo, venga assegnata una vittoria ingiustamente. So che ci sei rimasta male anche tu, perché non l'avevi detto che no, eri rimasta male anche io... tu. Ma tu lo sai che io quando sono sicura sono già partita da dicembre così, perché comunque ero troppo sicura di queste belle posizioni, quindi è impossibile che poteva vincere il Bayern. Lì evidentemente c'è stato qualcos'altro, perché comunque vabbè, non me lo so spiegare. È andata così, dai, però ci siamo andati molto vicini. Senti, per Juve-Empoli, ci puoi dire il pronostico, l'hai già fatto per Juve-Empoli? Sì, come va? Allora, sai che dell'Empoli non ce l'ho, però... Però è fondamentale. Tra Allegri e Giampaolo, oltretutto sono dello stesso anno, 1967, e lo stesso mese agosto, solo che Allegri all'11 e Giampaolo al 2, quindi cosa succede? Che alcune posizioni sono come la luna, è uguale, tanto per dire... E mentre diciamo altre cose sono un po' diverse, però potrebbe essere da tripla, però secondo me dovrebbe vincere la Juve, perché Giampaolo ha diciamo delle quadrature diciamo tra Mercurio e Venere e anche il Sole
Però giocheranno molto bene e sarà molto difficile vincere. Ecco, tanto e quindi cambiare. Sarà, diciamo, una vittoria, se c'è una vittoria stringata. Sofferta, come dice anche la Stefanova, sembra che ce l'ha con le vittorie sofferte. Senti, allora domani magari ci risentiamo, perché sai che noi abbiamo anche il nostro appuntamento domani su videogruppo dalle 6, dalle, certo, dalle 18 certo. alle 20, ti richiamiamo, perfezioniamo questo pronostico. Senti, ci puoi dire qualcosa su Bonucci, gli astri per Bonucci che cosa dicono, visto che è uscito infortunato ieri dall'Allianz Arena? Allora, guardo subito. Ecco. Anche lei c'ha tutte le sue tabelle, tutte le sue carte, come le cartelle cliniche, no? La va a tirare fuori quella di... C'è la cartella clinica e la cartella astrologica, no? Lei le mette insieme. Adesso la tira fuori, così sentiamo che cosa dice. Dicono gli astri per Bonucci, lo recuperiamo, è grave, non gioca, giocherà col Milan. Dici un po', da? Ma no, sì, dovrebbe recuperare, perché comunque ha questo Giove che è quadrato a Marte e Luna, che lui ha in gemelli, e in più è quadrato Saturno, che è quello che gli ha procurato, Saturno sono le ossa, quindi gli ha procurato questo... Ma i muscoli più che le ossa, sono però i muscoli. Però attenzione, perché Giove è trigono Sole di Bonucci, quindi quello che succede di non positivo... viene recuperato abbastanza in fretta, visto che c'è Giove trigono il Sole. Quindi io credo che comunque non sarà una cosa lunga. Vabbè, comunque senti, di Bonucci, della Juventus con l'Empoli, ce ne parleremo ancora domani per tutti che ci potranno sentire in Piemonte, vedere, ascoltare in Piemonte su Videogruppo e Torinao dalle 18 alle 20. Sai che il nostro appuntamento è fisso. Ci sentiamo domani, okay. grazie mille. Buona giornata a tutti. Ciao. E allora, adesso parliamo di... fantasfida. Allora vado prima di tutto a prendere la grafica, che sai che la grafica bisogna sempre andarla a beccare. Eccola qua, la grafica di fantasfida. Devo allargare, cosa faccio? La prendo così? Ecco, la prendi tu? Ecco, molto bene. Allora, fantasfida, parliamo del torneo di fantasfida, che adesso mettiamo qua in... Eccolo, perfetto, molto bene. Allora, il torneo qui, stadio a voi studio. Sì. Proprio un torneo studiato apposta per la nostra trasmissione di Tele Lombardia. Il bonus d'ingresso di 10 euro per tutti, l'iscrizione è gratuita. Come si partecipa? Allora dovete potete fare una squadra, allestire una squadra di 7 giocatori, portiere, 2 difensori, 2 centrocampisti, 2 attaccanti. Come li scegliete? Li scegliete tra giocatori di Juve, tra le rose di Juve, Napoli, Milan e Inter, più tutti i loro avversari, che sono Atalanta, Empoli, Udinese e Torino. Sei questa settimana. Mamma mia, sei preparatissimo, Simone. Ecco, quindi scegliete anche tra questi 4. Simone, che è un esperto, gli chiediamo, secondo te puoi dare qualche consiglio? Ad esempio, dalli già a me, che già ieri sera qualcuno mi prendeva in giro, no? C'era Stefano Fisico, che lui arriva sempre nelle prime posizioni, che non riesco nelle a dire come faccia. Secondo me qualcuno gli suggerisce. Sei tu che gli suggerisci? No. Ecco, qualcuno che gli suggerisce la parola, lui è sempre lì che a premi. Vorrei sapere, dammi qualche consiglio per allestire una buona squadra. Quali giocatori consigli a me e ai nostri telespettatori di utilizzare per il prossimo turno di Fantasfida? Allora, ci sono diverse strategie, partendo dal portiere. O cerchi di schierare un portiere che non subirà gol, perché la rete inviolata vale 6 punti, che comunque per un portiere sono tanti punti. Però potrebbe anche non subire tiri, quindi non fare parate. Quindi certe volte è anche importante prendere un portiere che magari subisce gol, però che è impegnato e fa tante parate. Cioè, se uno prende gol sono meno 3 punti, però le parate sono 2, quindi se fa 5 parate ma subisce solo un gol comunque fa i suoi punti. Quindi ad esempio uno come Skorupski tu lo consigli? Sì, Skorupski potrebbe essere. Oppure cosa abbiamo detto? Il Napoli gioca contro l'Udinese. Carnezis potrebbe essere un giocatore interessante, soltanto che ho paura che ma è che il Napoli gioca a Udine, quindi non sarà magari così 12 e mezza. Carnaris potrebbe essere anche un nome interessante, perché costa poco, è anche importante rimanere nel budget. Se no c'è il portiere dell'Atalanta, che è anche molto bravo. Sportiello, sì, molto bravo, però ha già un costo un po' più alto, essendo molto bravo. Anche ha parato 3 rigori su 4 in questa stagione, il rigore parato vale 10 punti come il gol. E quindi è importante anche scegliere. Perché sei tu, sei un computer, giocatore. Sei tu, sì, portiere. Perché rimaneva il quarto, chi era? Il quarto del Torino, Padelli. Padelli, sì. Padelli, però... Anzi, Padelli tra tutti
tutti è quello che ha il costo minore, giocherà contro però l'Inter. Però non ha fatto una grande stagione. No, non ha fatto una grande stagione, però il Torino si sta abbastanza riprendendo, giocherà contro l'Inter, l'Inter che non è che è la squadra che segna poi così tanto, e arriva però ad avere tante occasioni, quindi sicuramente anche lui... Tu tra quei quattro portieri... Io tra questi quattro sceglierei sicuramente... Karnezis, che gioca in casa contro il Napoli, e l'Udinese deve anche riprendersi, anche perché sta rischiando la retrocessione. Però tra tutti gli otto portieri sicuramente Donnarumma, che in casa all'andata con l'Atalanta è finita 0-0 e comunque ha fatto tante parate quell'occasione. Ecco, mentre invece, siccome noi parliamo sempre qui a J-Land della Juventus, dei giocatori della Juventus da consigliare, da mettere in squadra, quali sono? Beh, sicuramente se dovesse giocare... Scudiamo Bonucci, che è squalificato. Sì, se dovesse giocare Barzagli in difesa, nome interessantissimo, perché la sfida è tra i difensori della Juve, quello che costa meno ed è anche quello però che recupera più palloni. I palloni recuperati valgono un punto, lui ha una media di 7-8 palloni recuperati a partita. Io lo schiero quasi sempre Barzagli. Sì, comunque... Io Buffone e Barzagli li metto quasi sempre. Buffone è una sicurezza perché non però costa tanto. Però costa tanto. Barzagli non tantissimo. No, Barzagli no. Perché evidentemente il sistema all'inizio del campionato comunque prendono... Che Bonucci e Chiellini sono più cari. Sì, sì, anche perché giocano di più generalmente di Barzagli. Mentre invece i centrocampisti attaccanti, centrocampista della Juve? Della Juve sicuramente... Pogba mi dicevi, no? Pogba sì, però metti Pogba poi... Ma Pogba fa tanti punti su cosa? Pogba tira tantissimo in porta, quindi tiri in porta sono tre punti, tiri fuori dallo specchio sono un punto, poi recupera tantissimi palloni, bisogna stare attenti che è il secondo giocatore più falloso del campionato. E il primo chi è? Il primo è Vasquez del Palermo, subisce più falli e fa quello che ne fa più di falli. Mamma mia, sì. Non lo sapevo questa cosa qui. Quindi Pogba invece è il secondo più falloso. Sì. Quindi attenzione, perché un fallo porta quante meno un punto, quindi un pallone recuperato. Se fa fallo, comunque. Mentre invece degli altri centrocampisti della Juve che puoi segnalare. Quadrado è un centrocampista. Ma è centrocampista? Sì. Ah ecco, quelle volte lo voglio mettere di punta, non riesco perché è sempre messo a centrocampo. E Alexandre è considerato centrocampista? Alexandre invece è considerato difensore. Però è il difensore che costa di più su Fantasfida. Costa intorno ai 16.000, abbiamo un budget di 100.000, quindi diventa difficile poi schierare magari giocatori come sicuri come Dybala e Higuain in attacco. Morata potrebbe essere un nome interessante per la prossima partita. Mandzukic non è un giocatore da fantasfida perché non gioca molto per la squadra, se non segna non fa punti. Però recupera tanti palloni, cioè. Sì, ma il parametro dei palloni per la squadra, no, i palloni recuperati l'abbiamo trovato addirittura in difesa che sì, no, ma i palloni recuperati valgono solo per i centrocampisti e i difensori come parametro, per gli attaccanti. Cioè l'attaccante se recupera palloni non serve niente. No, non serve a niente. Ah, però io che l'avevo messo apposta dicendo: beh, tanto anche se non segna Mario mi porta punti nel recupero palloni, invece non. Due indicazioni però particolari per interessanti assist, da tenere presente. I passaggi chiave, che sono comunque passaggi che portano una chiara occasione da rete, anche se non è concretizzata. Quindi se Mandzukic passa la palla a Morata, Morata prende il palo, in quel caso Mandzukic prende due punti di passaggio perché chiave. Perché ha fatto l'assist. Perché ha fatto sì, l'assist, che poi non è stato l'assist proprio da gol, vale 5 punti. Quindi è importante anche. Dei quattro attaccanti della Juve, Dybala è il migliore. Dybala assolutamente il migliore, anche tra i migliori di fantasy. Perché oltre a tirare tanto in porta, fa gol, fa i passaggi per pericolosi, sì, assolutamente sì, esatto. Quindi è uno. Infatti subisce tanti falli, perché quello è perché importante. Quando subisce un fallo è un punto. Ah, fallo fatto è un punto, fallo subito è un punto. Pure. Cioè fallo fatto è meno un punto, fallo subito è un punto. Vabbè, quindi allora ricapitolando, un buon portiere, prescegliete quelli delle squadre avversarie, cioè nel senso Karnezis, Skorupski, questi qua, perché magari faranno tante parate, queste parate possono portarvi dei punti. Nei difensori hai segnalato Barzagli. Sì. Per quanto riguarda invece i centrocampisti, Pogba, perché è uno che tira tanto, però attenzione, fa tanti falli. Come è messo invece Khedira? Khedira, anche se però Khedira non gioca in questo momento. Non gioca tanto. Marchisio forse recupera. Quindi Marchisio è messo bene. Marchisio recupera, però non basta, perché dovrebbe riuscire a tirare di più in porta per fare più punti. Non è proprio completo come giocatore quest'anno, non sta facendo una stagione statisticamente parlando in molti. Mentre invece Quadrado, che è inserito nei centrocampisti, è un giocatore che porta punti. Molti punti, perché valgono i palloni recuperati anche in questo caso. Quadrado spesso sulla fascia riesce a recuperare i palloni e anche a coprire Lichtsteiner, che è uno che... Lichtsteiner è...
molto difensivo, quindi sì, recupera i palloni, però non fa tanti passaggi per i compagni. Non è molto difensivo forse quest'anno, perché in genere lui sì, è in genere era uno che però adesso probabilmente c'è Quadrado comunque, chi perché contano anche chiaramente gli assist che fa il difensore, sì, assolutamente, no? Sì, quindi quest'anno però non e Lichtsteiner è un altro che è falloso, quindi anche lui prende molti magari cartellini, anche quelli, però dei centrocampisti mi dicevi Pogba sicuro da mettere e Quadrado, però è difficile mettere tutti e due perché hanno un prezzo alto, quindi magari prendere Pogba della Juve e un giocatore a centrocampo come Saponara dell'Empoli. Saponara come valutato? Saponara molto bene, sta andando molto sì, bene, sì, molto molto bene, uno tra le squadre comunque di media classifica che va meglio. Sai che è un giocatore che piace molto a Massimiliano Allegri? Sì, cioè la Juventus ce l'ha in osservazione, potrebbe magari anche venire alla Juventus, può chiedere Allegri che venga acquistato, perché è un giocatore che lui ha avuto già al Milan non fece granché, però quest'anno facendo una grande stagione, lo stai confermando anche sì, te con i tuoi dati Opta col Fantastide. Al Milan non ha avuto neanche tanto spazio, a me ha avuto pochissimo spazio, però quest'anno facendo molto bene, la Juventus voleva già prenderlo la scorsa stagione e magari quest'anno chissà, se non riuscissimo a arrivare né a Isco, ecco, mentre invece state guardando in questo momento il sito di Fantasfida nel quale potete appunto iscrivervi e poi accedere non solo a questo torneo, questo è il torneo di QSUS, quello in cui ci sfidiamo tra di noi, si possono, cioè una squadra la fate gratis, le altre invece le pagate un euro, no? Sì, sì, nel senso c'è qualcuno dei nostri che bara un po', perché cioè sarebbe bello che tutti noi che ci sfidiamo facessimo una squadra, c'è qualche tuo amico Ruio Biasin che ne fa, ne comprano tante, poi dicono ah sono arrivate, cioè, chiaro, se io ho la possibilità tu ne hai 10, vabbè, comunque questo è il sito per beh, perché vogliono vincere, io a me piace, mi basta partecipare, divertirmi, loro vogliono a tutti i costi arrivare al bottino pieno, quindi questo è il sito, trovate il nostro torneo così come tanti altri, sì. Potete aiutare, adesso si può giocare anche con le nazionali. Quindi ci stiamo avvicinando all'europeo, potremmo giocare anche con le nazionali. E all'europeo. Poi chiaramente per l'europeo ci sarà un fantasfida sì, speciale sì, per sì, Euro sì, ci saranno 2016, tornei molto interessanti. Allora, abbiamo parlato di fantasfida. Ah, poi per gli attaccanti dicevamo invece chi io direi Morata, ecco, Morata, sperando che giochi, perché Morata o Dybala, perché Dybala sicuramente non mettete Mario Mandzukic, perché anche se recupera tanti palloni non va bene, non portano punti. Allora, grazie mille a Simone Senigari di Fantasfida, ci vediamo ancora prossima settimana, sì, lunedì prossimo, lunedì. Questa settimana ci siamo visti una volta sola perché purtroppo c'era anche la festa, beh purtroppo ci siamo almeno riposati, sì, no, un pochettino. Riposati. Ci vediamo ancora quindi la prossima settimana, con grazie. Voi invece ci vediamo domani per chi sta in Piemonte dalle 18 alle 20 su Videogruppo. Ciao a tutti e fino alla fine. Questo programma